Buonasera amici di Formula Italian Team, dei piedi, delle ruote, delle testate, delle antenne, delle spallate, delle carenate. Insomma, buonasera, bentrovati amici di Formula Italian Team, bentornati su Rocket League. Questa sera, come da titolo, buon Paolo, visto l'ho aggiornato, magia sì. Non dico quella parola, se no rischiamo anche di essere bannati, quindi nel dubbio dissociatevi dalla chat. E quindi, buonasera Paolo, buonasera Lore, buonasera a tutto quanto dalla chat, a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, anche silenti nell'ombra che si preparano quindi a vivere questa quinta giornata per quanto riguarda Rocket League con la sua Summer League essenzialmente, visto che insomma, di un vero e proprio campionato si tratta, FIT Rocket Summer League, che è arrivata essenzialmente alla sua penultima giornata. La quinta credo sia stata essenzialmente conclusa, ma la sesta ha ancora qualche partita da doversi giocare. Mentre che i ragazzi in chat si presentano, si preparano, avremo diverse sfide. Mi è stato segnalato che avremo tre partite addirittura da dover giocare. La prima dovrebbe essere tra l'altro anche tra i capolista, tra i leader insomma della classifica. Vi aggiorno un attimino con le grafiche anche per fare un po' di ordine su ciò che è stato il proseguo poi delle successive giornate. Come vedete in cima alla classifica in vetta ci sono i Nabo Leoni a quota 17, poi il Team Trombetta a 15, Tappami Levante altrettanti 15 punti, C++ a quota 14, Birra Real a 10, Turbosound da Garage ad 8, Tosin Alota a 1 e purtroppo i Turbosound da Capannone ancora non sono riusciti a portare a casa nemmeno un punticino. Come vedete alla vostra sinistra ci sono anche i team in casa e chi è in trasferta, ciò che resta insomma del calendario da dover giocare, che ci accompagnerà anche nella successiva settimana fino al penultimo fine settimana di questo roente terrificante luglio, ma poi almeno arriverà agosto per permetterci un po' di pausa. Per quanto riguarda i team che vedremo sfidarsi questa sera, avremo prima di tutto in questa partita Lopez, che insomma lo vedete anche nella chat, Lopez, Kelong, Marche 17 e Mister X, che per quanto riguarda i team sono ovviamente suddivisi con Lopeschi insieme a Mister X, Ernesto Coppola insieme a Lorenzo Tamorri e Mark 17, Marco Luconi insieme ad Andrea Longagnani di Erlong 21-10. Poi vedremo anche, non ho la benché minima idea in tutta onestà di chi saranno poi gli altri che si andranno a sfidare nel proseguo di questa serata, di questa live. Lore mi informava gli ultimi due team in classifica, quindi a questo punto presumo i Tusina Lota, che non è male davvero come nick per quanto riguarda una squadra, e i Turbosound da Capannone, che è altrettanto rustico. Ecco fatto, black flag da parte di Paolo, volata anche questa serata immagino. Spamma Naspaz, spamma Mark, succedono cose. Vediamo, poiché insomma in chat mi sembrano pronti, credo sì, siamo a momenti per quanto riguarda l'inizio di questo match. Ovviamente, tra l'altro, giusto per precisare, Tappami Levante con Marche 17 di Erlong, quindi giusto per dare anche un nome alla coppia, e di Napoleoni con Lopez e Mister X. Quindi ci riprendiamo anche i titoli dei team, visto che ho notato ora che non sono scritti qui in queste grafichine, che tra l'altro facciamo scomparire. Torniamo sul gioco per anche leggere i ragazzi in chat che si divertono e credo si stiano preparando ad iniziare. C'è chi flexa delle livree esagerate, immagino, tutti con l'Octane per il momento, almeno da quelli che vedo nell'immaginina, nella home principale. Buonasera Marca 17, buonasera, buonasera a tutti quanti. Come vedete, tra l'altro, sì, sulla destra ho le sfide da dover fare ancora settimane terrificanti. Possiamo andare per me. Comunico a Lore con un semplice giovanile K. Giusto il buon log che si suba. Mi ricorda che credo anch'io devo rinnovare il mio abbonamento Prime. E tra l'altro, con proprio l'abbonamento Prime, se non già che volete sostenere insomma la nostra attività, vi ringraziamo. Però senza, con Prime, se avete Amazon Prime, vi potete abbonare al nostro canale decisamente in maniera gratuita. A vedere quando lo devo rinnovare.
Ah no, 23 luglio, quindi ci vorrà ancora un po' prima per il mio prossimo rinnovamento mensile, quindi partita, che a questo punto è a momenti. Buonasera Ezio, sono quello più vecchio, 21 mesi, io cacchio sto 18, forse qualcuno l'ho saltato, non va, ecco fatto, non ho sostenuto, tra l'altro poi ci sarà anche l'estrazione nel Fit Gala che faremo insomma a fine stagione, perché conclusa la Summer League lì si dichiarerà definitivamente conclusa la stagione agonistica 2021-2022, per poi entrare in quella 2022-2023 al termine del mese di agosto. Ci siamo con partecipiamo come spettatore per non fare danni, ci siamo quindi per questo inizio della sesta giornata, almeno per quanto riguarda il proseguo in realtà di questa sesta giornata, visto che alcune partite sono già state giocate, già state giocate, si vanno a sfidare Lopez che Mister X e compongono i Napoleoni contro i Kappa Milanante di Mark 17 e DR Long, con subito il team in arancio, Mark 17 che punta alla rete ma non riesce a concludere, purtroppo non era riuscito ad impattare il pallone Lorenzo Tamori, così come poi successivamente per Marche. Ah sì, impattato, non è riuscito ad indirizzare, perché il tiro poteva sembrare pericoloso, ma Mister X ben protetto in porta, un rimpallo non lo favorisce. Allora ancora Marche 17, palla che carambola poi nell'area piccola in blu, ma Mister X libera bene, cerca di far ripartire il contropiede del team in blu. Attenzione, perché questo dribbling secco nei confronti di Arlong poteva rivelarsi decisamente pericoloso, ma è stato bravo Andrea Rongagnari a difendere i propri pali, che poi con un rimpallo cerca di puntare la porta dei no, Kappa Milanante, decisamente no, dei Napoleoni. Attenzione, questo contrasto, poi il tocco, l'aggancio magico da parte di Long, che però poi liscia il tiro, Mister X una parata incredibile, arriva Marco 17 che spedisce di Arlong in porta insieme al pallone e porta al vantaggio da parte dei Kappa Milanante. Liscia la parte di Arlong, il miracolo di Mister X, poi Marco 17 ha messo tutti in ordine. E allora vantaggio da parte di Kappa Milanante nei confronti dei Napoleoni. Questo scatto all'ultimo Mister X poteva rivelarsi pericoloso per i Napoleoni, ma poi Lopez che nei pali si è comportato bene, subito la palla in avanti, e poi con un contrasto tra Mister X e Marco 17 continua a tornare al centro del campo, che sono una serie di rimpalli. Nel momento Long cerca di portare ordine, ma arriva Mister X sulla sponda di destra. Attenzione, perché il suo tiro era sensibile, ma soprattutto la successiva parata poi da parte di Marco 17, probabilmente a cercare di liberare, ha concluso contro il palo. Poi serie di rimpalli, ennesimo palo colpito questa volta dai parte dei Kappa Milanante. Stava facendo una grandissima giocata Mister X, si era disinteressato del pallone, lo vedrete andare sulla destra a prendere il turbo per poi cercare di lanciarsi in una parata davvero all'ultimo, è arrivato con quell'istante di ritardo che gli ha permesso di salvare il pallone, stava carambolando verso la rete. Allora 2-0 Kappa Milanante, Marco 17 e Pier Long 21-10, serie di finte anche tra i Napoleoni, la leader della classifica sicuramente, vorranno perdere questo primato. Tocco elegante da parte di Long, però non trovo lo specchio della porta. Mister X con una finta riesce a far fuori Marco 17, ma poi la chiusura, il recupero da parte di Arlong è decisamente tempestivo. Ottima la palla da parte di Mister X, il volo da parte di Lopez che cerca di arrotolarsi su se stesso per provare a colpire questo pallone, ma nulla di fatto. Palla che viene essenzialmente abbandonata da tutti. La ritrova Mister X, che è una puntina con le grafiche, così va bene. Spazzata da parte di Marco 17, punta verso il pallone. Grazie mille anche a Paolo per aver rinnovato l'abbonamento sul 3-0. Invece no, Marco 17 si mangia un gol a porta vuota con i blu che stavano tornando. Questa palla doveva essere per Long, però è andata a recuperare del turbo. Dicevo, grazie mille Paolo, non di nuovo Paolo, no per favore, Valenza, si è acquintato, prova a riaprire la partita Lopez, nulla da fare, di fatto Long viene contrastato da Mister X e quindi pallone che termina all'angolo, io posso permettermi finalmente un attimino, invece no, perché c'è il 3-0 da parte di Marco 17 su questo anticipo nei confronti di Lorenzo Tamori. Mister X che aveva cercato di liberare questo pallone, cioè appena fuori dall'area in blu. Allora 3-0 per i Kappa Milanante con Mark e Dier. Allora, grazie mille Paolo per
questo terzo mese consecutivo, ma credo sia molto di più un mese complessivo, non me li mostro in questo momento. Comunque, grazie, visto che tanti che rinnovano l'abbonamento, eccetera, eccetera, siamo in 11 al momento, gli altri pubblicità. Così ripaghiamo le coppe, visto che anche quest'anno è stata una bella ammazzata. Poi ovviamente verrà tutto contabilizzato sul sito Mister X, tutto più con essenzialmente ciò che rimaneva della porta sguarnita. Ah, bravo a quei passetti nel recupero, non adesso spazza Mister X, lo contrasta Lopez che cerca di concludere in porta, ma un'ottima spazzata da parte di Long. Poi non altrettanto felice, ovviamente l'idea era quella di schiaramentare il pallone verso la porta, contrasto facciata essenzialmente tra Marco 17 e Lorenzo Tamorri, contrasto che non mette in difficoltà Mister X, può controllare il pallone senza troppi problemi, poi in un modo o nell'altro ancora una volta cade il cofano del Marco 17, poi purtroppo era stata ottima la palla messa in mezzo dalla parte di Marco, ma non è riuscito a concludere via Long, è arrivato leggermente in ritardo, buono il posizionamento, anche l'idea, bella anche questa puntinaccia calcettistica da parte di Lopez nei confronti di Marco, poi purtroppo non riesce a impattare bene Marco, pardon, non riesce ad impattare bene Mister X, fa lo stesso assolutamente la schifo. Impatta proprio il pallone, prende il palo, crea anche qualche difficoltà a Long perché si aspettava il pallone magari concludesse completamente in porta. 4-0 per questo primo round impattante, magari sulla mentalità dei Napoleoni che da lì della classifica con 2 punti di vantaggio, ma a questo punto si troveranno a perdere almeno 1 punto nei confronti dei Tappa Milevante, abbiamo 5 round per partita. Ogni round garantirà un punto in classifica, sarebbe comodo per i Napoleoni almeno fare un gol in questa partita, piantare la bandierina e andare con motivazione nel prossimo round. Ci provo il numero dell'altro di Serix e Lopez che stringono la parata volante Pierlo di 21-10, ma finisce con il 0-4 in vantaggio dei Tappa Milevante, che ha vinto in casa dei Napoleoni con Lopez e Mister X, sempre pronto per poter passare al prossimo round, magari anche un primo round di riscaldamento per i ragazzi, magari ci è tornato, noi auguro ancora da lavoro, spero che qualcuno sia in ferie, almeno c'è il 25% di possibilità che uno di loro sia in ferie, se ne sono in 4 io lo auguro, è un minimo di riposo anche per loro. Vediamo con Lopez che Mister X magari si stanno anche confrontando un time out tecnico per recuperare qualcosina, io recupero qualcosina autolanciandomi un bevete, visto che abbiamo l'occasione e ci sono troppi punti, ormai la messa di secretazione fit non arriverà mai, il milione è troppo lontano, io ecco sono a 149.000, ma non, è impossibile penso arrivare a quella cifra. Magari qualcosa più basso vedrete arriverà. Ci stiamo già riniziando ad organizzare. Le riunioni sono già tante, sono state tante, saranno ancora molteplici sia per il regolamento e poi anche per i ragazzi interessati al campionato sul 92. Arriverà un questionario e restate aggiornati sul sito per gli aggiornamenti in vista della prossima stagione. Ho iniziato questo secondo round di 5 tra i Napoleoni e i Tappa Milevante, sempre in blu i Napoleoni con Lopez e Mister X, in arancio invece Long e Marco 17, prova ad impostare Long ma Lopez gli soffia il pallone, che poi si impenna e Marco 17 cerca di scaraventarlo verso la porta in blu, libera bene Lopez 88 che spinge sulla fascia di sinistra, però non riesce poi a trovare il pallone, una serie di quinte gli permettono di mettere una palla in mezzo, una chiarissima occasione da gol, ma Mister X trova il contrasto con Dierlon, quindi non riesce a concludere in porta. Non faccio a tempo a effettivamente utilizzare il tempo riscattato che arriva il gol da parte di Erlong che si autolancia e poi conclude con veemenza in porta, Lopez che si stava posizionando arrivato tardi su questa palla e quindi il vantaggio
per il tappami davanti con il gol di Andrea Lunganiani, Diaslong 21-10. Massimo contrasto ovviamente al centrocampo per iniziare a giocare questa pallina. Il tocco sotto da parte di Marco 17 è uno spettacolo, così come la parata da parte di Lorenzo D'Amore, poi la ripartenza da parte di Mister X. Provano a tirare poi un po' gli artigli i napoleoni, che ancora dopo 6, quasi 7 minuti di gioco non sono riusciti, ovviamente con questa e il precedente round non sono ancora riusciti a trovare la gioia delle gol, mentre ne hanno fatti 5 invece sommando il tutto. I tappami davanti, ha provato a cercare la porta Lopez con quel tiro ma non ce l'ha fatta. Long libera, poi in serie di rimballi lo portano essenzialmente in una posizione troppo defilata ma appunto vicino alla porta a creare del caos nell'organizzazione dei Napoleoni. Mister X ce la fa allungandosi il pallone, poi anche contrastando con Long, pensavo fosse riuscito nella parata Andrea Lunganiani, invece un attimo di ritardo, abbiamo visto attivarsi il suo turno leggermente in ritardo, l'Hertz in modalità sorpass e quindi non ce l'ha fatta contrastare Mister X, quindi porta il primo gol della serata in casa Napoleoni, che pareggiano in questo secondo round di 5 1-1. Entra Mister X lanciare Lopez, che attenzione questa palla che rimbalzando carambola appena davanti alla porta in blu. Mister X spinge sulla fascia, cerca un volo magari anche nel tentativo di scavalcare Marco 17, un rimpallo fortunato, nulla da fare, attento per il momento Marco Lutoni, che poi in combinazione con Diarlong riesce a liberare bene. Purtroppo il liscio da parte di Mister X è un dramma, forse anche per la propria sicurezza che aveva acquisito con quel gol. La rincorsa verso la porta del 17, che in questo modo trova il ennesimo vantaggio della serata per il tappami levante, contrasto che fa terminare il pallone nell'angolo destro della porta del campo in rotto, perché cerca di amministrarlo, prova a cercare di allontanare, per il momento riesce, arriva a mettere il pallone in mezzo, non c'è nessuno, Marco 17 forse bullizzato da Mister X, cerchiamo, non si posso muovere con la telecamera, io ho una seria sensazione che Marco 17, vedendo la posizione, è stato brutalmente spintonato da Mister X, che ogni tanto ha questi colpi di ira, e in questo modo comunque è concesso, non ci sono dispute, e in questo modo quindi porta al pareggio il proprio team. Serie di rimballi che però non trova un pilota, barra calciatore pronto al tiro in porta, questo pallone poteva essere molto più bravo Mister X a rimpallare, poi Lopez si libera bene, cerca di spingere sulla fascia la parete, il volo ma non riesce a rimpattare il pallone, Mister X bravo ed attento questo recupero, è dato un voto Marco 17, pardon, Long invece è perfetto in uscita, attenzione a questo pallone, la parata di Lopez sul tiro di Long, poi Marco rimette la palla in mezzo che cade proprio davanti a Long, che non riesce, viene anticipato da due giocatori dei Napoleoni, questa palla è molto pericolosa, tant'è che vanno in due pur di cercare toglierla in qualche modo. Combinazione poi tra Lopez e Mister X che si allunga il pallone, spinge sulla fascia, palla messa in mezzo, Marco 17 con i pugni essenzialmente in volo, riesce a liberare poi Lopez con molta brutalità, la situazione si scalda anche a livello di spallate in questo match, e Lopez anche gli fa un brutto volo nel tentativo di liberare dopo un contatto con Marco 17, Mister X cerca di scavalcare Long, ma a tempo Marco aiuta il suo compagno di squadra. Seconda cercata da parte di Lopez, che sinistra bene, elegante Marco 17, con un contrasto veemente. Attenzione a questo pallone che cade lì, mezzo Mister X forse leggermente in ritardo, quindi si aspettava una palla messa in mezzo da Lopez in un rimpallo fortuito. Tiro da parte di Long, un poco alto. Poi Long cerca in qualche modo un rimpallo per mettere la palla in mezzo, perché il Marco avesse ceduto a recuperare gli altri booster e trovare la sua posizione tra i pali, rumbo questo tiro a Marco e Lopez, che può diventare molto insidioso. 30 secondi al termine di questo secondo round, si è volato via nonostante il tempo tra virgolette perso per il caricamento dei gol, il vantaggio per la prima volta nella serata ed in questo round lo trovano finalmente i Napoleoni. Questa palla messa in mezzo a parte di Marco a liberarsi Strix rapace in aria, ben posizionato,
con un vantaggio di 22 secondi al termine per i Napoleoni, che provano a portarsi a casa un round. Lo siamo nello svolgimento del secondo di 5, perché anche questi palloni che sono rimbalzando così sono molto insidiosi. Che tiro incredibile, Mister X non ce la fa a parare su questa situazione decisamente sfortunata, anzi si mette una pina sul tratto, qui è arrivato scaturito tra Mister X e Long, poi parata, finalmente ha ricevuto una camminata in faccia, open kick, colui che si è impegnato davanti alla porta in blu, ma che c'è sempre in blu, riuscito a schiacciare e a riportare il pareggio. La tappa di Levante, i Napoleoni cercano il gol sulla sirena, nulla da fare con Mister X, libera bene, poi prova a riuscire Lopez, che è tutti a terra, la palla è tutti a terra, e quindi si va ai tempi supplementari per questo secondo round tra forse questa flexibile con un angolo di appunto, davvero complimenti, è davvero molto matura come cosa, credo sia Longo, non l'ho fatto questa nuova grilla, non so, o Longo va, non so chi di voi sia più buono. Attenzione, perché nel senso che io ho un segnamento di vago, Lopez che trova la gioia del gol con questo pallone che gli carambola appena davanti ai suoi occhi, riesce a scavalcare in questo modo Lopez che non si era ben posizionato, ma poi che era una situazione di spinta da parte dei tappi del tempo di vantaggio, primo round portato a casa da parte dei Napoleoni, quindi un punto a testa per il momento da parte dei due team al proprio... Bravo Long, Paolo non urlare, cioè, con calma, si canta. E già un punto a testa di portare a casa parte dei due team. Lo sentite, buon modo, quindi avremo almeno altri tre. Almeno ed anche al massimo, perché non... quello è. E allora ci siamo a 2 minuti e 30 giro di boa di questa sesta giornata della sfida tra i Napoleoni e Udi. È un bel nickname, sono da un po' di risultato, saluti, poco inclusi. E quindi diceva, per questa sfida tra i Napoleoni e i Tappaminiotti, secondo Mister X, dopo aver recuperato il pallone, sono venuto a fare una parte di Tappaminiotti, prova a mettere in pericolo il team in arancio, che grande, si liberava di Barca 17, ma anche un po' la fortuna ha aiutato di quel rimpallo, prima sull'incrocio e poi sul palo. Non riesce a riportare il pallone a Mister X, tenta di liberare il contrasto, potrebbe portarlo al tiro, però dopo schivare perché non si sono intesi in quel frangente, allora prova a ripartire Long e cerca di scavalcare Mister X, che aveva intuito il movimento da parte di Long, non si era, non era riuscito, se fosse terminato in porta il tiro non credo sarebbe riuscito a pararlo, però almeno aveva ben letto la situazione, sfortunato perché quelle spalle la porta in arancio, quindi più facile col muro da parte di Mister X, pallone che termina di sopra la testa di Lopez che cerca, non cerca il tiro, sembrato forse cercare un rimbalzo, aspettava un tocco sulla parte destra della vettura, scavalcare per provare a sorprendere o almeno a sopravanzare la vettura di Long, tiro da parte di proprio di Long sulla bella palla che si è messa da parte di Mark, trovo Lopez che è una parata, mi sa che è figlio, ancora Lopez che è un pallo, squadre che si pressano, doppio tiro tra Mark e Long che termina abbondantemente lontano dallo specchio della porta, poi Mark c'è stato certo un rimpallo, Long non va sul pallone, magari aspetta un errore da parte di Mister X che aveva ben liberato però queste spazzate insidiose, poi possiamo generare delle situazioni di pericolo da parte del tiro e l'avversario, momento nella quale tutti si disinteressano del pallone, può per ricaricare il turno un po' per un piccolo errore della tempistica. Log conclude insieme a Parker 17 il vantaggio per i Tappamine, questa è una situazione forse dove Napoleoni è un deficit di busta, oppure Log scrive una grande uscita, non sono riuscito a leggere bene tutto la situazione difensiva
da parte dei napoleoni. Vantaggio quindi per il Latino con Mark Long. Sinistra questo pallone, ma molto pressata, chiuso da entrambi i giocatori in arancio. Uno è terminato appena davanti alla porta. Mister X la salva bene, traversa e poi colpisce Mark 17, il pallone per entrare, ma credo se non ci fosse stato Mark sarebbe rimasta lì sulla linea a rimbalzare più volte. Ah no, colpito Mister X, quindi bravo, come ho detto, scusa Mark, molto bravo Mister X. Allora sì, nel posizionamento della rete, pallone prende un po' di aria perché può anche nel concludere il tiro qui. Long si è cercato subito di sottavanzare di Arlong. Brava andando viene a liberare qui Bino, forse per anticipare qualche 17, oppure una tattica nel dubbio. Lopez che di ruezza prova a sottrarre la palla a Long. Mister X ancora elegante in questo sombrero per scavalcare Long, poi non riesce a cercare di mettere la palla in mezzo, cerca di mettere la palla in mezzo ma non riesce a finalizzare. Il pallone che viene lasciato proprio al centrocampo, Mister X prova un rimpallo ma la palla va dalla parte opposta di quanto immaginavo che avrebbe dato questo colpo. Attenzione qui, bravo il resto del tiro, perché Lomeschi nel suo tentativo di sprint si stava rivelando una buona occasione per Marco 17, serie di rimpalli, poi Mister X era riuscita a mettere una buona palla in mezzo, con Lomeschi non è arrivato in volo a rimpatare, anticipato invece da Marco 17, poi combinazione con Long che cerca essenzialmente di fare tutto il campo in diagonale, in doppia diagonale per la verità, prima da una parte poi quella opposta. Va a mostrare Long, Lopez che anticipa ma non è che si innalza, e allora Long è bravo ad anticipare perché Lopez era in una buona posizione per poter almeno provare a concludere. Ultimo minuto di questo terzo round, quindi abbondantemente nella seconda metà di questa partita. Mister X brutalizza Marco 17 e Lopez che era stato anticipato, era stato saltato da Long, poi recupera la parte di Mister X che è tornato poi ad aiutare il suo compagno di squadra dopo una fase di spuntonaggi con Marco 17. Non è che cade proprio al centro del campo, lo libera Andrea Longanieri, poi Marco Lutoni che subito la lascia a destra, non più a Lorenzo Camori, ancora Longanieri nel tiro che viene ben parato da parte di Ernesto Coppola che poi manda via anche il suo compagno. Fase dove Ernesto con cattiveria più che traversa che continua a vibrare sul tiro da parte di Long, una palla che stava venendo ministrata da parte di Mister X, ma Long con brutalità è arrivato al tiro. Mister X qui anticipa la sua volta via Long, pallone in mezzo proprio sulla sirena, attenzione situazione di pericolo, non ce la fa a non far impattare con il terreno il pallone Mister X. Ora si va di nuovo e tanto si può mettere la seconda volta consecutiva e subito il tiro e il gol da parte di Andrea Longanieri. Dopo solo 7 secondi di supplementari approfitta di questo pallone che quando passa sulla parete con il primo tocco è sempre di difficile lettura per questo bel tiro di collo pieno di che si conclude appena sotto la traversa che quindi, ha smesso di vibrare, questa volta non è stata impattata dal tiro del giocatore che in questo modo si prende anche il titolo di MVP di questo round, 2-1 quindi nel computo totale di questa serata al meglio delle 5. Countdown quindi per questo quarto round, il penultimo che avremo in questa serata. Io tra queste due altre due partite della quale però non sono mai organizzato, non so dirvi che prendiamo in partita gli ultimi due, sì, gli ultimi due team, ma quella precedente non devo fare che faccio idea. Attaccano intanto i napoleoni anticipati però da Long che poi cerca la mano e poi cerca di lanciarsi, Long viene brutalizzato da Lorenzo D'Amore, anche nelle precedenti giornate Long è stato vittima di cattiveria da parte di alcuni giocatori. Non faremo nomi, vero Paolo? Punteggio 2-1 nel compito totale
nella classifica magari di Benfica, se non lo sappiamo tutti. Forse non te ne avrei la mente migliore, secondo me. Comunque nella classifica Napoleoni andrebbero a 18-17, invece da Capitale Mante, perché sono 17 a momento Napoleoni e quindi di Capitale Mante, quindi distratto. Successo un pastrocco, credo, un long, sì, che ha scavalcato Marco 17 e ha scoperto Mister X. Per concludere la porta squartita 1-0, quindi per i Napoleoni dopo un minuto e poco più di gioco di questo quarto round. La che adesso fermi che con un rimpatto magari cerca l'errore di Long, il tiro da parte di Lopeschi, bravo Marco 17 nel coprire, nel recuperare, attenzione al volo di Lopeschi, perché poteva essere una buona palla, forse leggermente, ma molto leggermente lunga da parte di Mister X, nulla che il volo si potesse provare a correggere. In questo caso, ragazzi, bella la combinazione, sembrava riuscire a pararla, credo Lopeschi, vediamo, perché sono troppo anticipato e poi spinto via da Lopeschi, il pallo sfortunoso, Lopeschi è arrivato davvero un cincinino di tardi, non è riuscito a salvare il pallone, lo ha sì colpito ma ha leggermente deviato una traiettoria, comunque sarebbe terminata in quarta, quindi nuova situazione di pareggio molto equilibrata in effetti questi due team. Attenzione, questo rimpallo che crea un po' di caos nelle menti di Lopeschi e Mister X, e Lopeschi poi cerca di portare ordine con un dribbling nei confronti di Marco 17, però lo chiude bene, poi allora Mister X di nuovo Marco 17, Lopeschi di nuovo Marco, serie di combinazione, attenzione a questa palla che termina quasi nell'area piccola, invece no, perché grande copertura difensiva da parte di Mister X, poi questo pallone ben liberato da parte di Lopeschi sul volo di Marco 17, Lopeschi di dubbio che tenta un tiro dalla sponda, e allora viene accreditato di una parata di Erlong, visto che comunque la traiettoria magari non così tanta velocità sarebbe comunque terminata nello specchio della porta in arancio. Marco 17 con un po' di difficoltà però registra questo pallone, poi ancora una volta si scalda l'atmosfera con queste spallate, Lopeschi in volo ma non riesce a dare direzione. Stai attenzione al rimpallo, no? Troppo lungo. Forse riesce a creare caos. Veramente qualche pensiero Ernesto Coppola che si deve inventare una chiusura difensiva. Qui non riesce ad impattare bene il pallone, ma è semplicemente abbandonato dal team in arancio che aspetta l'offensiva invece dei Napoleoni. E buona la tattica dell'aspettare, posizionarsi e cercare di lasciare impostare i Napoleoni, che purtroppo ogni tanto sono anche un po', per carità, c'è anche la cosa di sfortuna, il fallo non facile da amministrare, insomma, comunque tornano in vantaggio il tappabile Monte, come detto continua comunque ad essere molto equilibrata la sfida tra questi due team. Non sempre benissimo posizionati su alcune palle, questo è un bel gol con Mister X, inizialmente molto inclinato sulla destra del volo, in anticipo nei confronti di Marker, non è spiazzato, anche decisamente rapido come tiro, non facile a parare, bel gesto tecnico questo da parte di Ernesto Coppa. Poi si trova subito la palla per cercare di spingersi, un attimo di ministro, questo mette un po' di difficoltà, allora Mister X cerca il contrasto, ma è bravo Marco a liberare, nell'allungarsi il pallone è ancora in contrasto con due giocatori, essenzialmente fa tutto Marco in questa azione, con Long che sicuramente si era posizionato in attesa del passaggio, ma purtroppo il pallone no, per lui non è arrivato, libera bene Mister X, non c'è una carambola da parte di Marco che si posiziona e poi tenta un tiro dalla distanza, serie di lisci prima con Lopez che poi con Marte, o Mister X che comincia a spallonare, a spallettare, ma a prendersela anche con il suo compagno di scuderia. Però adesso si trova con il pallone verso la metà campo, ma viene anticipato. Si torna a riportare Mister X in quest'ultimo minuto di gioco rimasto.
fine però anticipato da Marco che spinge sulla fascia ma viene a sua volta vinto da Lopez che scavalca Nong e poi con Mr. X va verso la porta, scavalca di nuovo Marco 17 però si è ben posizionato. Che bella serie sì di dribbling ma anche di situazioni difensive, quindi bravi entrambi i team. Qui attenzione perché questo rimpallo poteva anche indirizzarsi verso la porta, libera bene Mr. X al piazzamento a seguire di Lopez che si lancia il pallone, poi cerca di scavalcare Marca 17. Mr. X addirittura in retromarcia, sforbiciata per lui, cerca di spingere per trovare proprio il gol della sirena, situazione di pericolo, la botta di Lopez che a scavalcare invece è troppo lenta, grande parata in doppio da parte di Marca insieme a Long, in combinato, che finale di round incredibile ancora una volta. Per il terzo round consecutivo si va ai supplementari, continua a regnare l'equilibrio tra questi due round, vedremo se questa volta arriverà un tempo supplementare diciamo più lungo, perché i due centri sono stati comunque abbastanza brevi, l'ultimo intorno ai 7 secondi, il penultimo sicuramente meno di 30. Qui meno voluta rispetto a quelle cercate, traversa questo tiro. Rocambolesco anticipo da parte di Long, incredibile, Mr. X non se l'aspettava, poi si autolancia, attenzione al posizionamento di Marche, ce la fa Mr. X ad anticipare, a scavalcare un Marche 17 che lestamente si stava posizionando per cercare di sottrarre il pallone proprio a Ernesto Coppola. Avere una bella partita da ambo i lati. E allora i Napoleoni si portano a casa questo quarto round 2-2 nel computo totale. È rimasto soltanto l'ultimo round e quindi sarà quello decisivo nella sfida tra questi due team, tra Marco Lucconi in coppia con Andrea Longagnani e Lorenzo Tamorri in coppia con Ernesto Coppola. Non so chi è prima guida, capitano eccetera, ogni volta li inverto, quindi nel dubbio veramente complimenti perché davvero una bella partita finora. Attimi di caricamento per poi andare a vivere quest'ultimo round. Nella sfida tra i Napoleoni, sesta giornata del Pit Rocket sulla rete. Pericoloso ma viene liberato bene subito il tentativo di gol da parte di Mr. X, una parata di Marco 17 providenziale. Lopez che poi spinge, nulla di fatto, ancora Marco ben posizionato, vediamo se arriva Mr. X, no, c'è Marco che tenta il tiro, che è parato, che è considerato da Mr. X e poi anche in sforbiciata. Tiene di nuovo ancora Marco 17 presso in questo avvio in tappa di levante, gestisce bene lungo sul tiro, almeno spazzata da parte di Lopez che poi con questo rimbalzo potrebbe crearsi un'occasione da gol, non ce l'ha fatta purtroppo Long a parare questo tiro di Mr. X, non invidiabile perché non ha trovato un buon angolo nel suo tiro e Long è appena atterrato purtroppo, quindi entrambi non perfetti, ma comunque arriva il vantaggio per i Napoleoni con il gol di Mr. X, che in questo modo porta aumento, insomma anche incrementa la sua posizione nella classifica marcatori, fantastica marcatori che ricordo non essere almeno per questa edizione, poi per le prossime, le successive, quelle che verranno ci attrezzeremo. Lopez che gestisce bene questo pallone, riesce a scavalcare, non per... fa anche un po' del male fisico, Marca 17, ovviamente anche digitale, virtuale, Twitch, calma, non sta succedendo nulla di brutto. Non che cerca di gestire questa palla ma non riesce, ancora Mr. X che spinge il pallone all'interno, palla che arriva in mezzo, Lopez purtroppo viene anticipato
da Mark 17, bello il gesto tecnico, l'uscita da parte del portiere che lancia lungo sulla fascia, prova a rimettere il pallone in mezzo, ma nulla da fare. Lopez che si piazza subito per un tiro, si era posizionato bene, Long si era allontanato per prendere il turbo, comunque ci sarebbe stato Marco Lutoni tra i pali, ma chiuso in senso del gol sia da parte di Lopeski che poi anche da parte di Long, che aveva ben letto l'intenzione da parte di Lopeski. Che grande parata qui di Mister X, con questo tiro che rimbalza sul tetto e poi stava terminando in porta. Vincono il tappa di Levante, palla che sposta da lato a lato del campo, Lopeski proprio non riesce ad impattare il pallone staccandosi dalla parete. Allora Long prova a scalzare, sopravanzare Mister X con un dribbling ma nulla di fatto, Lopeski scavalca Long, anticipato poi da Marco 17 che allora torna a spingere sulla fascia. Il volo di Mister X, credo ci sia stato un rimpallo perché la traiettoria è decisamente strana, sembrava andare verso il centro campo il pallone, però poi di colpo si è indirizzato verso la porta in arancio. Mister X che cerca di creare caos nell'area piccola dei tappami Levante, provano ad uscire ma Lopeski, buona guardia, Mister X il tiro però non trova lo specchio della porta in questo tiro dalla distanza. Lopeski invece non anticipato da Mark, torna a spingere il tiro da parte di Long, ancora una volta provvidenziale Mister X tra i pali, poi Lopeski che spinge, cerca di mettere il pallone in mezzo, difende bene, buona guardia Marco 17, Marco Lutoni, serie di rimpalli, pallone che termina lì, Lopeski cerca un volo decisamente acrobatico per poter terminare questo pallone in porta. Allora ripartenza da parte dei tappami Levante, libera bene Mister X, fase di alti regimi in questo momento, purtroppo non impatta il pallone invece Lorenzo Damori nello stacco dalla parete. Allora 1-0, manca poco più di un minuto al termine di quest'ultimo round decisivo per quanto riguarda la sfida in vertice alla classifica di questa edizione con la Rocket Summer League. Rimpalli, sportellate, facciate, testate che per il momento non portano nessuna chiara occasione da gol, ma sicuramente qualche pensiero lo generano nella testa dei competitors. Passata da parte di Lopeski, non invidiabile quella di Long, non invidiabile anche questo volo da parte di Mitterisse, pallone che resta lì, Mark invece attento e provvidenziale. Grazie mille, buonasera Uber04, grazie mille per Paolo, insomma eri stato in chat a divertirti e non hai avvisato nulla di ciò, grazie mille. Passiamo leggermente allora al volume di gioco, sempre complicato per, almeno per me, gestire il volume perché non ho in uscita ciò che sentite voi, quindi per alcune cose è decisamente complicato. Lopez che qui intanto torna a cercare di mettere in difficoltà i tappami Levante, pallone in qualche modo carambola appena davanti alla porta dei Napoleoni che si creano una chiara occasione da gol con Lopeski che però sciuponi in questo frangente, fa arrabbiare Ciccio Capelli che urla un che fai, e purtroppo almeno per i giocatori in blu, per il team dei giocatori in blu, ah no, erano in vantaggio, ero convinto fossimo ancora sull'1-1 e invece vittoria per i Napoleoni. Allora complimenti, me ne mangio tutto ciò che stavo dicendo negli ultimi istanti. Allora vittoria per i Napoleoni che portano a casa 3 punti importanti, 2 per i tappami Levante, in una serata dove ha regnato l'equilibrio nonostante un avvio insomma soprattutto nel primo round con un 4-0 decisamente secco in favore dei tappami Levante, che sembrava indirizzare la serata verso prospettive differenti insomma per il team in arancio, che probabilmente avremo anche tra pochissimo qui su Discord a commentare il proseguo di questa serata. Grazie tra l'altro a Paolo per aver riscattato un altro bevete, ne approfitto, grazie mille, e ancora grazie a Uber per buonasera e per il discorso dei volumi audio. E come detto avremo altre 2 partite, quindi altri 10 round da dover giocare nel corso di questa serata. Buonasera, comincia ad arrivare, buonasera. Complimentazioni per la vittoria, una bella partita nonostante l'equilibrio in alcune fasi. Sì, abbiamo iniziato male però ci siamo ripresi verso la fine, anzi mi sono ripreso verso la fine. Quante parate hai fatto in totale? Perché non esce, non lo so, no, non tantissime, perché quello che deve parare è Lorenzo, credo fa il gioco di rottura.
non precisiamo la rottura di cosa, insomma, l'abbiamo intuita per alcune cose. Perché... tibie, femori, dipende. Ci ha raggiunto anche Lore, il buon Lopez che al momento mutato, anche per capire... Ok, l'ultima partita adesso, sarà tra i penultimi. Adesso devono, dovrebbero giocare Cipaspas contro i Tusinalotta. Ah, quindi Paolo che rompeva tanto le bolse. Esatto. Dottor Lopez che è una classifica provvisoria, ci domanda Paolo. Eccoci. Un po' difficile perché ancora mancavano, mi sentite? Sì, un sì. Po' basso, ma ti alzo. Mancano ancora diverse, mancava ancora una partita della quinta giornata e alcune della sesta, però dai risultati la quinta giornata proiettava 3 team a 20 e il C++ a, non so, dipende quanto fanno stasera, questo parlo della quinta giornata, alla fine della sesta ovviamente poi bisogna rivedere un attimo anche gli altri risultati, però stanno tutte lì le prime 4, via. Allora, aspetta che invito i ragazzi, così facciamo direttamente da qua. Sì, così vai, diamo una mano al commento. È stato un commento in alcuni frangenti complicato, non tanto nella lettura, ma più nel... diciamo, alcune situazioni è stato strano il posizionamento, sia vostro che anche ogni tanto quello dei tappami Levante. Però 2v2 sì. Non c'è un gran posizionamento devi stare dove non sta il compagno, quindi poi diciamo che la tensione fa scherzi fa brutti scherzi, quindi stasera penso di aver dato, di aver creato, di aver messo giù una prestazione di quelle carte imbarazzanti. Gli stacchi dalla parete sono spesso non mica solo qui. Ho fatto un liscio clamoroso, mi sembra che era la seconda partita da messa. Allora, quindi il primo match tanto vanno impostando la lobby. Risentite? Sì. Sì, sì. Sto fa un attimo due calcoli, dovremmo starci tutto e sette. Squadra degli sceriffi. La testata. Signor Lopeschi, se mi può invitare. Sei? Perché sei caduto? Sì. No, ce l'ha fatta, dimmelo. Ce l'ha fatta. Ok.
Allora, intanto vengo impostando la lobby. C'è anche Andrea. Quindi diciamo che in teoria mi manca solo Uber. Sì, adesso lo è arrivato, eccolo qua. Lo invita Paolo. Sì, allora adesso imposto lobby così andiamo. Questo devo dettare i nomi. Ma Andrea, qualcuno gli dice di entrare su Discord altrimenti. Ah, io scrivo io. Perché Paolo mi invita uno scherzo? Oddio. Allora. Quindi abbiamo. Ora mi stavo chiedendo, aspetta, devo vedere un attimo questa partita di che giornata è, che arena devo mettere. Allora, credo sia la sesta. Contro Tosinavada è quinta giornata, quindi è Urban Center. Ho fatto bene a controllare. Scusate, ci metto un po', ma... Dove sei, Urban Center? Centro urbano, ecco, urbano nostro. Perfetto. È l'ultimo match della quinta giornata sostanzialmente, quindi se i C++ si portano a casa il bottino pieno vanno a 19 punti e raggiungerebbero le altre tre squadre che in questo momento alla fine della quinta giornata stanno a 20. C++ è quindi solo Paolo. Paolo è un perso. Okay, con allora, la nota di Giuseppe Federic, okay. E Magico Soldi sono pronti, quindi non mi ricordo le nomi squadre, non si sa mai. Long desaparecidos, quindi ci ha lasciato. No, via. Bello, che devo fare? No, perché non so se poi dopo crea problemi. Ah, ok, proviamo a partire, dai. Ho detto comunque che ci raggiunge a breve. Basta che metto spettatore adesso. Sì, è quello il discorso, che non so se mette spettatore, però non credo che se sì, che lo schiera. Oh, e poi al massimo vediamo se nel caso lo... Prego, la lascio a voi il commento di questa. No, prego. Almeno questo primo round recupero un po'. No, vai. Noi siamo aiuto commento. Ah, che fatica. E allora ci siamo, il via di questo primo round di 5 nella sfida tra i C++ e i Tusinalota. In arancio vedete Uber, Filippo e Paolo 2553, Magico Sonny e Giuseppe Federic. In azzurro, subito che prova a spingere, Uber 34, decisamente fantasista di questo campionato, l'abbiamo visto anche nelle precedenti live, con un Paolo invece sempre pronto a colpire, squadra che invece non ho ancora visto giocare, quella dei Tusinalota, con Magico Sonny e Giuseppe Federic, che nel dubbio si presenta bene con un'esplosione nei confronti di un giocatore in arancio. Giuseppe Federic poi prova a spingere sulla fascia, un pallone che cade appena davanti alla porta in arancio per il tentativo di tiro da parte di Magico Sonny, ma Paolo Dicinosulare gestisce bene anche questa uscita, si lancia sulla parete, addirittura no, non è arrivato un volo con stacco dalla parete laterale, uscita doppia da parte dei C++, che non ha sortito gli effetti desiderati.
per Filippo tenta un volo dalla parete, poi pallone che arriva a Paolo Medicevo-Cimondadre che spinge sulla fascia, cerca un rimpallo per far carambolare il pallone nell'area piccola. Per il momento ben difesa e subito buona anche l'uscita da parte dei Tusi Nalota. Anticipa bene Paolo, esce bene, spinge nel centrocampo, ma alla fine prosegue anche in retromarcia Giuseppe Federic. No, era Magico Sonny, ormai si era posizionato in quel modo, quindi fare manovra Cisa avrebbe portato via troppo tempo. Incomprensione qui tra Paolo ed Uber 34. Queste prime fasi i team si stanno ancora studiando per cercare di prendersi un po' le misure. Ho notato diversi bump soprattutto a centrocampo, anche tra compagni di squadra. Qua ah, ma solo Penschi quell'era. Sì. Poteva sortire un effetto decisamente pericoloso, però buona lettura da parte di Magico Sonny, che poi è lui a spingere, a cercare di dare una soluzione all'azione da parte dei Tusi Nalota. In un modo o nell'altro Giuseppe Federic cerca di mettere questo pallone in avanti abbastanza lungo, ma questo volo per il Magico Sonny contropiede e Uber non scherza qua. Arriva in mezzo Paolo, cerca il tiro, non inquadra bene la porta, poi rimpallo che fa impennare il pallone, aggancia bene Magico Sonny, palleggia su se stesso, prova a scavalcare Uber, decisamente non efficace questa sua soluzione. Uber che probabilmente si sta ancora riscaldando, anche perché questo tentativo di impensierire Giuseppe Federic che è stato un po' In realtà c'è un aneddoto su Uber che dice che è morto in PC. È morto il PC 2 giorni fa e sta giocando da Xbox. Ah, quindi aveva sempre giocato da PC fino a... Sì, sì. Questa cosa introduce un po' di input lag, da quanto ho capito, che ovviamente non fa piacere, soprattutto per un giocatore che non ci è abituato. Attenzione qua la giocata però. 1-0. Vedi, stavamo appunto parlando di Uber. Stavamo palesemente pensando un po' le lodi poi. Guarda lì che input lag in quel volo, è palesemente non ha funzionato. E allora vantaggio. Buonasera. Anche Long, attenzione. Buonasera. Ci sono più commentatori che giocatori tra un po'. Dove è Marco? Poi io sono chiamato, poi Non può entrare Marco, siamo pieni. Vabbè, su Discord poi. Uber, splendido volo da parte di Uber Filippo, che su questo pallone che si impenna proprio davanti all'area piccola in celeste riesce a schiacciare bene. Forse Sonny non si aspettava, insomma, questo volo è rimasto un po' piantato a terra, decisamente senza il punto. Longhi, lei vede la partita? Sì, sono dentro, sì. Si vuole lanciare il commento, mi aiuti. Qui c'è solo commento tecnico e non di cuore, di cuore anche con tante gaffe, perché insomma, di nuovo chiamato Paolo Palo, eccetera. Giuseppe Federic, attenzione. È un bel errore da parte di Uber che sul rilancio ha fatto un bel pallonetto il giocatore dei Tusi Nalota. Come vado io, signor Rossi? Prego, grazie mille. Io ringrazio solo Cristi 689 per il follow. Prego. Ok, molto bene. Allora, si parte sul 2-1 con una traversa di Giuseppe Federic subito, che poteva portare il punteggio sul 2-2. Un Paolo lo vedo molto contratto in questo momento. Vediamo se riesce a sciogliersi un pochettino con questa azione personale. La palla finisce. Che dolore. Attenzione a Giuseppe Federic, Uber ci arriva ancora, attenzione, perché vedo i Tusi Nalota molto molto agguerriti. Magico Sonny qua sbaglia, attenzione, perché Giuseppe Federic si poteva trovare in difficoltà, riesce a girarsi e a contrastare Uber. Arriva Paolo. Qua attenzione, errore di comunicazione in difesa. Allora lasciano la porta completamente sguarnita con Uber, con Giuseppe Federic che riesce a allontanare il pallone, ma ancora di nuovo errore di comunicazione. Gol di 3, del 3-1 di Paolo, che si è riuscito un po' a sciogliere, a sciogliere il ghiaccio di questa partita.
Direi che con questo gol è molto improbabile a questo punto per i Tussinalota riuscire a ribaltare il risultato in questo primo incontro. Però, come dicevamo, si stanno anche un po' prendendo le misure, quindi potrebbe essere importante vedere nei prossimi match se avranno, insomma, un po' letto l'avversario oppure se andranno avanti con questo copione. E quindi vittoria dei C++, 1-0 nel computo totale, anzi parziale, dei round, con sostanzialmente i C++ ce li aspettavamo anche con il piccolo handicap che ha coinvolto Uber con il suo PC, ce li aspettavamo abbastanza agguerriti. Vediamo se Magico Sonny, che vedendolo giocare è sembrato un pochettino quello con un po' più di estro dei due giocatori, se riuscirà sempre a impensierire i due dei C++. Stavo per mettere auto e adesso stavo per abbandonare. Un disastro. Mi sono dimenticato di dovermi essere spettatore invece. Molto bene, quindi si parte con il secondo kick-off che va a dare inizio al secondo round. La palla arriva in proiezione di Giuseppe Federic che sbaglia. Attenzione, bello questo lancio, ma Uber fa buona guardia, ma ancora Giuseppe Federic che alimenta l'azione offensiva dei Tussinalota. Vediamo Magico Sonny cosa riesce a fare, purtroppo non riesce a imprimere troppa forza al pallone. Paolo si incarta un pochettino, Uber non riesce a saltare, arriva Giuseppe Federic, un altro legno per i Tussinalota, e poi grandissima parata su questo scavetto di Magico Sonny. Paolo riesce a saltare subito Magico Sonny, vediamo se Giuseppe Federic riesce a togliergli il pallone. Attenzione perché Paolo va a prendere Uber che stava per andare a impattare il pallone, cercare di tirare in una porta completamente sguarnita quelli dei Tussinalota. Ma Paolo in questo momento va a esplodere Magico Sonny. Poi Uber controlla la palla sul muro. Poi Giuseppe Federic, un piccolo spintone da parte di Giuseppe Federic nei confronti di Uber. Non riesce a far pervenire il passaggio Magico Sonny nei confronti del suo compagno. Attenzione qua Paolo, riesce a saltare Magico Sonny. Occhio perché adesso c'è il contropiede dei Tussinalota con Giuseppe Federic che non riesce a mettere il pallone in mezzo. La palla va da tutt'altra parte e purtroppo si conclude questa azione che poteva essere molto molto pericolosa in questo secondo round. I Tussinalota sono un pochettino più vispi, ma stanno sprecando un pochettino troppo le azioni. Già un legno per loro e anche un contropiede non sfruttato. Attenzione! E questo diciamo che è un gol molto molto bello in double touch. Molto bello, anche sfortunato Magico Sonny che ha provato in tutti i modi a toglierla dallo specchio, ma Uber si è appollaiato proprio lì e l'ha presa. Assolutamente, quindi 1-0 quando mancano 3 minuti e 09 al termine del secondo round. Attenzione Paolo, lancia questo campanile verso l'area avversaria, fa un 2-0 con un Magico Sonny che purtroppo girato di spalle verso il verso dell'azione non riesce a contrastare il tiro di Paolo, quindi 2-0 subito in 8 secondi per i C++. Uber va sul pallone ma Magico Sonny la prende, si alza un campanile, vediamo se Giuseppe Federic riesce a arrivare. Ha saltato anche Paolo ma la palla era un pochettino troppo larga per andare in rete, quindi Paolo prende il pallone, va sull'out di sinistra, alza il pallone ma Giuseppe Federic fa buona guardia, lancia il pallone nella metà campo arancione, non riesce però a trovare Magico Sonny che si fa saltare da Uber. Poi Uber lascia il pallone lì perché pensava che Paolo arrivasse a sprombattuto per effettuare un tiro, invece Paolo va a contrastare Magico Sonny che forse un errore con il doppio X fa un salto all'indietro e va a prendere il 3-0 Paolo con la sua doppietta personale. Credo che abbia messo anche fuori tempo Giuseppe Federic con questa cosa. Sicuramente il portiere lì si aspettava l'intervento del difensore, quindi non è andato a chiudere lo specchio all'attaccante. Il tiro poi era appena angolato, quindi è anche difficile da prendere 99 km orari.
È di nuovo un palo da parte di Magico Sonny. La palla sembra non voler entrare in porta. Attenzione qua in due, Magico Sonny riesce a ribattere, quindi a buttarla un pochettino più in là la palla. Arriva Paolo, poi Magico Sonny ancora. Lancia il pallone a centrocampo, ma c'è Uber che fa buona guardia. Ancora Paolo, poi Giuseppe Federic riesce a buttare il pallone nella metà campo avversaria. Attenzione perché potrebbe essere pericoloso questo lancio di Uber. Non ci arrivano i Tussina Lota, che continuano a non riuscire a concretizzare le azioni. 4-0 sul capovolgimento di fronte da parte di Uber. Quindi direi che il match ha preso ormai la strada dei C++, salvo capitomboli enormi. Parte il face to face con Giuseppe Federic, che manda il pallone verso Magico Sonny. Non riesce a darci sul muro, ma riesce a fare una grandissima finta nei confronti di Uber Filippo. Poi Paolo, un po' di contrasti maschili da parte sua. Attenzione, il 5-0. E quindi 1:20 al termine. Hanno preso completamente impreparata la difesa dei Tussina Lota. Questo è un po' quello che ti dicevo prima del prendersi le misure, no? Nel primo incontro abbiamo visto come le squadre sembravano molto più equilibrate come prestazioni. Adesso che i C++ hanno un po' iniziato a capire come giocano gli avversari, ovviamente hanno migliorato molto il risultato. Sarà interessante vedere che i Tussina Lota si riusciranno in qualche modo a contenere questi, diciamo, le incursioni di Paolo e di Uber. La vedo un po' dura a questo punto. Continuano ad andare in due su questi palloni con Magico Sonny, che è riuscito a far rimparare la palla sul muro e farla schizzare in avanti. Però adesso si ritrova con Paolo, qua ancora un po' di indecisione per il giocatore dei Tussina Lota. Poi riesce a saltare Paolo finalmente. Attenzione perché c'è un errore di Uber, e quindi porta completamente sguarnita. Va il Magico Sonny a segnare il 5-1, almeno il gol della bandiera per la squadra blu. A 38 secondi dal termine, è abbastanza difficile che riescano a ribaltarla, però può dar morale questo gol, magari in vista del terzo round, con Uber che ha completamente missato il pallone. Forse era una finta, e qua errore di tempistiche per Giuseppe Federic, che non si aspettava forse un tiro così diretto verso la porta di Paolo. Stava arrivando, non è riuscito per poco ad andare a parare il pallone. E quindi 6-1 a 30 secondi dal termine. Ancora face to face con la palla che continua ad andare verso la metà campo arancione. Quindi credo che sia anche una scelta tattica questa cosa qua da parte dei C++. Tanto esplosione di Uber nei confronti di Magico Sonny. Poi arriva Paolo sul pallone, lo amministra, cerca di andare da solo con un'azione personale. Manca un secondo alla fine del match, quindi 2-0 per i C++, che in questa partita sono riusciti a concretizzare i contropiedi lasciati dai Tussina Lota. Signori Rossi, lei è vivo? Sì, lasciato. Sì, sono qui, leggevo anche la chat a tratti pimpante, però comunque buonasera. Intervento brutale da parte di qualche mod. Intervento brutale io, altrettanto, però... So già chi l'ha fatto, però vabbè. Comunque buonasera, insomma, anche... c'era un utente che ha fatto sette mesi di... Sì, abbonamento. Sì, grazie mille anche a questo utente. Buona presto coppola Mr. X per il settimo mese di abbonamento. E buonasera anche a chi resterà, chi sopravviverà. Buonasera, dai. È stata una bella prima partita. È tornato fuori, insomma, si è ben espresso Filippo. Credo sia la base, insomma, Uber attorno alla quale gira la squadra. E Paolo, insomma, un ottimo finalizzatore anche noi.
si ricomincia con il terzo round della partita qui presente. Andiamo a partecipare come spettatori, vediamo chi andrà al face to face con Magico Sonny, che ha cambiato vettura e ha preso la Ferrari. Una Formula 1. La palla che di nuovo va verso la metà campo arancione, con Paolo che gestisce il pallone sull'angolo. Attenzione a Magico Sonny, arriva il pallone, erroraccio sotto porta di Giuseppe Federic, che poteva andare sull'1-0 a 15 secondi dall'inizio del terzo round. Purtroppo non ha trovato lo specchio della porta. Eccolo qua ancora Giuseppe Federic con Magico Sonny, che ha tentato di velocizzare un pochettino il pallone, poi Giuseppe Federic la mette in mezzo. Purtroppo Magico Sonny era alle prese con dei contrasti. Vediamo il tiro, Paolo in retromarcia riesce a prendere il pallone. Attenzione, Giuseppe Federic lo contrasta, la palla schizza in aria, va nell'angolo di destra. Magico Sonny fa una bella finta nei confronti di Paolo. Attenzione, perché poteva finire in porta questo tiro di Magico Sonny. Uber Filippo, attenzione, sbaglia qua. Sbaglia anche Magico Sonny. Un po' di caos sulla tre quarti dei C++. Giuseppe Federic tenta di mettere questo pallone. È rimasto un pochettino troppo alto e troppo attaccato al muro. Attenzione, Paolo il tiro, Giuseppe Federic ben appostato, riesce a pararla in retromarcia. Poi ancora Uber Filippo, la palla si alza, vanno in due qui. Attenzione, perché adesso c'è Paolo tutto solo, sbaglia anche lui. Quindi 0-0 ancora, e abbiamo almeno avuto tre occasioni nitide, due per i Tussina Lota e una per i C++. Attenzione, la palla finisce sul palo, ancora Paolo, palo di Paolo. Senza Paolo, raga. Mamma mia. Attenzione, Magico Sonny prende il pallone, salta Uber, ma non Paolo, arriva Giuseppe Federic, tenta il tiro. Uber Filippo riesce a seguire la traiettoria di questo pallone, però attenzione, allora, non riesce a dare un colpetto al pallone per mettere fuori gioco il buon Giuseppe Federic. Magico Sonny ancora un pinch, poi poteva essere pericolosa questa palla in mezzo messa da Uber, anche se c'era Paolo a fare guardia in porta. Magico Sonny riesce a arrivare, sfilare il pallone dalle ruote di Paolo. Poi Uber lancia questo pallone in area, non riesce a dare il secondo colpo. Poi palla che danza sul cerchio di centrocampo, la prende Uber ancora, che mette questo pallone in mezzo. Vediamo, erano tutti e due un pochettino troppo avanti. Prova il tiro Magico Sonny, non riesce a dare forza e soprattutto precisione. Dica. Pronto? Eccolo. Che diceva lei, scusi? No, dico, sono stati un po' timorosi lì su quella palla che aveva messo Uber in mezzo, perché era una buona occasione. Credo che sia frutto dei gol che hanno preso prima. Paolo, un altro palo per lui. Ancora Uber, 1 minuto e 23 al termine, con Uber che mette questo pallone. Arriva però questa volta Paolo. Giuseppe Federic un pochettino lento a leggere l'azione. È un gran passaggio di Uber. Il gol di Paolo che sancisce l'1-0 a 1 minuto e 20 dal termine. Vediamo se i Tussina Lota riusciranno a reagire a questo round. Attenzione, viene esploso Giuseppe Federic da Paolo. Magico Sonny ancora cerca di mettere questo pallone in mezzo, ma Giuseppe Federic era appena rinato. Uber riesce a mandare il pallone verso l'angolo di sinistra, ma non riesce poi a tentare un tiro qua Magico Sonny. Pallone che si alza, rimane comunque in proiezione offensiva per la squadra blu. Magico Sonny riesce
a mettere questo pallone in mezzo, invece Giuseppe Federic continua purtroppo a non trovare precisione in questi tiri. Attenzione perché arriva Uber, 2-0 su questo liscio di Giuseppe Federic. Il pallone di Paolo era molto molto insidioso e arriva Uber a porta completamente sguarnita, 2-0 a 34 secondi dal termine. Si riparte, quindi la palla questa volta va verso la metà campo blu. Paolo non riesce a dare forza al suo tocco, ma poi arriva Uber. Attenzione, salta Uber, cerca il doppio tocco magari sulla respinta di Giuseppe Federic. Bravo qui questa volta il giocatore dei Tusina Lota. Magico Sonny tante volte si è trovato con la palla dietro e invece di lasciarla andare, magari farci andare Giuseppe Federic, l'ha toccata. Quindi anche questo, attenzione! Qua è sfortuna perché stava arrivando il gol della bandiera per Magico Sonny. Finisce 3-0 questo round ed è 3-0 anche il computo parziale dei round vinti in questa partita. Per i Tusina Lota un pochino troppa imprecisione in attacco, delle incertezze che ovviamente costano la perdita di occasioni preziose, e quando hai a che fare con un team tecnicamente superiore ovviamente non puoi permetterti di sprecare nulla, perché abbiamo visto Uber soprattutto essere fautore di grandi asset in questa partita. Paolo un po' sfortunato, c'è da dire, un paio di occasioni ha veramente... ha avuto la sfortuna dalla sua, però insomma nel complessivo vediamo in qualche modo Tusina Lota stanno tenendo botta, ma non riescono a essere concreti là davanti quando serve. Signori Rossi, dalla chat c'è qualche precisazione, qualche messaggio vuole dire la sua? No. Nessun movimento. Qualcuno ha sbagliato mezza chat, quindi è un po' difficile. Molto bene, molto bene. Si riparte quindi con il quarto round. La palla è subito nella metà campo in blu. Oh, Magico Sonny ha ricambiato macchinina. Pallone che Uber continua a far danzare e a rimpallare sul muro. Giuseppe Federic che non ci arriva. Magico Sonny qua è attento. Poi ancora Magico Sonny. Aspetta forse un tocco di Uber, ma Uber ci ha abituato a questi... Attenzione Magico Sonny, ancora il tiro per lui. Paolo continua ad avere un atteggiamento molto maschio nella partita. Attenzione! Qui Magico Sonny stava per mettere questo pallone in mezzo, ma è arrivato Paolo. Ah, errore di Magico Sonny! Uber è completamente solo. Giuseppe Federic che era tornato indietro, ma attenzione! Paolo non riesce a trovare l'angolino, anche forse disturbato da Magico Sonny, qua di nuovo in due. Attenzione perché la palla continua a rimanere nella tre quarti avversaria. Magico Sonny riesce di nuovo a fare un buon intervento. Prova un pallonetto qui Uber, non ci casca. Era ben appostato sulla linea di porta. Poi pallone verso Magico Sonny che non riesce ad arrivare, continua a contrastare Uber, mette questo pallone in mezzo per Paolo che non lo prende. Attenzione perché poteva essere una buona azione per Giuseppe Federic. Poi errore di Magico Sonny, il pallone va verso la porta, lo spinge Paolo e quindi è 1-0 a 3 minuti e 17 dal tempo. Questa palla non ci andava assolutamente di Magico Sonny. Ci è andato un po' alla disperata per cercare di spezzare l'azione offensiva avversaria, invece sostanzialmente il suo tocco è diventato un assist perfetto. Attenzione perché poteva essere buono anche questo face to face. Il pallone rimane in area dei C++ che riescono a far buona guardia. Attenzione Paolo, si cimenta in piroette aeree. Arriva il pallone ancora Giuseppe Federic, la legge malissimo, attenzione, invece Magico Sonny riesce ad arrivare per un non nulla e anticipare
Paolo, ma Giuseppe Federic l'aveva battezzata fuori e invece per un pelo non è riuscito il pallonetto di Huber. Oh, qua attenzione, errore di Huber. Paolo con questo tiro, no. Giuseppe non ci arriva. E qui un'altra azione non capitalizzata. Attenzione, la palla continua ad alzare sulla porta, arriva l'1-1 per Magico Sonny con Huber che aveva fatto un tentativo alla disperata e la palla però è rimasta sulla linea di porta. È arrivato Paolo e purtroppo l'ha toccata lui in porta. Quindi 1-1, 2-19 dal termine. Vediamo se capitalizzando le occasioni che gli stanno capitando ai Tussinalota riusciranno magari a vincere anche il round della bandiera, perché no? Arriva Giuseppe Federic, non riesce a dare il secondo colpo sul pallone e allora a questo punto Magico Sonny alimenta l'azione offensiva. Il tiro di Magico Sonny è buonissimo, tiro in ribattuta di Magico Sonny. Mamma, qua è proprio un'azione da solista, è andato a contrastare il rinvio di Paolo mettendo perfettamente la macchina in direzione e contrastando la palla in direzione della porta, quindi direi un'ottima manovra da parte di Magico Sonny. Assolutamente. Magico Sonny ancora tenta di contrastare Huber, poi ancora Paolo, sempre contrastato da Magico Sonny che sporca tutti i palloni. Attenzione a Huber che riesce a ripulire questo pallone e poi Paolo con Giuseppe Federic che era saltato su un'eventuale ribattuta del suo tiro. Attenzione a Paolo che con una buona azione personale stava per tentare il gol. Qua Giuseppe Federic ben piazzato sul tiro di Huber. Ancora Paolo, pallone a lato, riesce a scavalcare Magico Sonny. Giuseppe Federic in retromarcia fa una grandissima parata e riesce a prendersi anche un po' di gloria. Magico Sonny, attenzione a queste palle portate in mezzo con Paolo che ne stava approfittando. Fortunatamente è riuscito ad arrivarci prima il giocatore in blu. Qua non riesce a saltare bene, occhio perché la palla va dritta verso la porta avversaria, ma c'è Giuseppe Federic che fa ancora una buona guardia. Paolo non riesce a dare forza e non riesce a prendere il pallone. Occhio a Magico Sonny, una paratona di Huber. All'incrocio era diretto il tiro. 30 secondi al termine in questo momento, ancora il Tussinalota in vantaggio. Magico Sonny, pallone rimpallato su Huber, ma non arriva Giuseppe Federic. Il tiro di Paolo, un'indecisione di Giuseppe Federic che fa così pareggiare la partita ai C++. Purtroppo in questi frangenti è molto difficile perché era in retromarcia, c'era riuscito prima, ma un attimo di indecisione non ha permesso a lui di parare il tiro. Giuseppe Federic, Paolo riesce a saltare sia Magico Sonny che Giuseppe Federic. Arriva la palla Huber, se la porta verso la porta avversaria e poi Magico Sonny manda il pallone sull'altro lato. Ancora Paolo, vediamo se esce Giuseppe Federic, sì. Vediamo Huber che tentava magari un tocco per evitare di andare ai tempi supplementari. E quindi vediamo cosa ci diranno questi extra time. Huber, pallone verso il muro della porta avversaria. Ancora Huber che alimenta l'azione offensiva. Arriva Magico Sonny che va a prendersi il pallone. Ancora un'azione da solista per lui. Huber riesce a rubargli il pallone. Attenzione a Giuseppe Federic che anche questa volta si mette in retromarcia contro Huber. Non riesce però questa volta a centrare lo specchio della porta il giocatore del C++. Ancora Paolo alimenta l'azione offensiva. Non riesce a toccarla in mezzo per il suo compagno. Palla Magico Sonny che vediamo cosa può fare. Prende il boost, diciamo primario, chiamiamolo così. Riesce a saltare Huber. Ancora in retromarcia. Vediamo se arriva Giuseppe Federic da dietro. È rimasto in porta, come è rimasto in porta anche Paolo. Invece no, eccolo qua Paolo. Era rimasto in porta Huber.
pallone che rimbalza sull'angolo, attenzione, rimbalza sul tetto, cade verso Uber che va a prendersi il 3-2 e quindi il 4-0 con un match dove Magico Sonny è riuscito un pochettino di più a impensierire i suoi avversari. C'erano tanto così veramente, guarda, mi dispiace perché ce la stanno mettendo tutta, si vede, insomma, qua nei tempi supplementari entrambi i team molto difensivi con un uomo quasi sempre dietro, purtroppo quando ho visto quella palla impennarsi così con Uber lì pronto, era altamente improbabile che non riuscisse a piazzarlo. E allora, ultimo round, vedremo come saranno le sorti, se un 5-0 oppure un 4-1 per comunque sempre per il C++ che porterebbe... Ci sono domande alla chat? Sì? No, domandavo, ci sono domande alla chat? Che domanda c'è? Qualcuno che dice... Qualcuno che domanda se sei felice che sia arrivata una domanda. È un inception di... Ma oddio... Oddio, sarei contento ne arrivassero di più, però comunque si fa il nostro lavoro e si continua a commentare questa grandissima partita. Parte l'ultimo face to face di questo match con Giuseppe Federic che tenta il tiro, pallone un pochettino a lato, ma riesce a mettere in mezzo questo pallone, vediamo se arriva Magico Sonny e non riesce a centrare la porta anche per la buona ostruzione di Paolo. Arriva Uber, Giuseppe Federic riesce a buttare il pallone, però dalle parti di Paolo che lo riprende, poi ancora Magico Sonny, si impenna il pallone. Vediamo Paolo cosa vorrà fare. Mette il pallone in mezzo, ma arriva ancora Magico Sonny. Occhio perché adesso la porta è completamente sguarnita. Magico Sonny non ci arriva, ci arriva Giuseppe Federic che lancia il pallone verso la porta avversaria. Aspetta il rimbalzo Giuseppe Federic, la rimette sulla testa di Magico Sonny che si è, forse era un pochettino troppo avanzato per questo tocco. Paolo va sulla fascia con Magico Sonny che tenta di ostruirlo e ci riesce perché Giuseppe Federic poi prende il pallone. Ancora Giuseppe Federic, vediamo cosa può fare. Il pallone va in mezzo, però invece Paolo riesce a fare buona guardia. Poi ancora Magico Sonny lo contrasta, ma arriva Uber. Ancora Magico Sonny, vediamo. Magico Sonny prende il pallone, se ne va da solo. Vediamo se riuscirà a metterla in mezzo per Uber, per scusate, Giuseppe Federic, che non ci arriva per il buon contrasto di Uber. Attenzione ancora Giuseppe Federic, pallone che va a lato. Buono il volo qua dal muro, attenzione Magico Sonny che involontariamente fa un passaggio a Uber che va a segnare l'1-0 a 3 minuti e 26 dal tempo. Parte il secondo kickoff della partita. Magico Sonny, pallone che si impenna, vediamo chi ci arriva. Prima tra Paolo e Giuseppe Federic ci è arrivato Paolo. Attenzione qui, uno scontro ad alta velocità tra Uber e Magico Sonny. Giuseppe Federic prende il pallone, lo porta in avanti, vediamo, non riesce a dare il secondo tocco. In caduta ha tentato di ritoccare il pallone con Magico Sonny che era andato a disturbare la difesa avversaria. Paolo riesce a passare Magico Sonny, attenzione a Uber che si era appostato su quella rinvio. Paolo qua salva un papabile gol da parte dei Tusinalota. Ancora Paolo, buono il contrasto di Giuseppe Federic che poi va sulla ribattuta, la lancia verso metà campo. Sbaglio qua di Magico Sonny e infatti il gol di Uber che ha anticipato il giocatore dei Tusinalota per poi ritrovarsi praticamente la porta sguarnita con Giuseppe Federic che ha fatto di tutto per evitare di andare a trovare l'autogol e soprattutto il buon e di fermare il buon Uber, ma lì era abbastanza impensabile e impossibile per la traiettoria che aveva Giuseppe Federic. Prova qui Magico Sonny con un'altra azione personale buona, l'uscita di Paolo che l'ha aspettato sempre anche sul suo secondo tocco. Manda a vuoto Giuseppe Federic e Magico Sonny. Paolo non va a contrastare, va in porta di nuovo Giuseppe Federic. Arriva adesso
spintona Uber che comunque riesce a finire sul pallone. Poi Magico Sonny con un pinch forse un pochettino troppo elevata la velocità del pallone che andava in mezzo. Vediamo se Paolo tenterà un double touch, non ci arriva, arriva Uber, la parata di Giuseppe Federic, ma ancora il pallone per Paolo che non ci va, ci arriva di nuovo Uber. Giuseppe Federic tenta in tutti i modi di contrastarlo, ma c'era Magico Sonny ben appostato in porta. Ancora Paolo, riesce a saltare Magico Sonny, ma arriva adesso Giuseppe Federic. Uber ancora prolunga il pallone sull'altro lato, non arriva Giuseppe Federic. Arriva adesso il tocco, ma stava per liberare Paolo. Fortunatamente era abbastanza in, diciamo, all'indietro questo tocco per farci arrivare Paolo prima che Giuseppe Federic arrivasse in porta. Uber il tiro, un 3-0, un mezzo scavetto da parte di Uber che coglie completamente impreparato Magico Sonny, che si aspettava magari un colpo un pochettino più basso. A 0, 1 minuto e 07 dal termine, con Paolo che manda la palla nella metà campo blu. Magico Sonny qui va a contrastare Paolo e c'è un'esplosione. Ancora Magico Sonny tiene il pallone, ma Uber continua a seguirlo in tutte le mosse. È una reattività pazzesca il giocatore di C++. Attenzione qui Magico Sonny riesce a impedirgli il 4-0. Bella la parata di Magico Sonny. Ancora, vediamo questa volta. Uber nega il gol della bandiera. Aitusina Lota. E quindi Giuseppe Federic prende il pallone, 18 secondi dal termine. Vediamo Magico Sonny. Mette questo pallone in mezzo. Arriva Paolo. Riesce a fermare l'azione iniziata da Magico Sonny. Poi ancora Giuseppe Federic, pallone in mezzo. Non ci arriva Uber, ci arriva Paolo invece, che salva un altro gol della bandiera, purtroppo per Aitusina Lota. E quindi finisce qui la partita, 5-0 per i C++, che si confermano una grandissima squadra. Eh sì, come diciamo avevo un po' pronosticato a inizio campionato, gli C++ sono per me i favoriti per la vittoria finale, con questo risultato schiacciante che hanno ottenuto quest'oggi non fanno altro che confermare un po' questa teoria. Non va bene per noi perché ovviamente li dobbiamo affrontare tra i nostri prossimi avversari, quindi non è problema. Ho una classifica quasi definitiva per la sesta giornata. Sentite? Sì, sì, ce la vuole leggere o la tiene per sé? Ah no, non mi sentivo più. Del torneo. Sì, sì, ti sentiamo. Allora, praticamente ci sono Napoleoni, G++ e Team Trombetta a 23 punti. Tappa Milamante a 22, poi Birreal 14, Turbosound da Garage a 9, e poi in attesa dell'ultimo match Tusina Lota 1 punto e Turbosound da Capannone 0. Peccato. Quindi in pratica abbiamo 4 team in un punto, con i primi 3 a pari merito praticamente, e l'ultima giornata avremo Napoleoni contro i C++ e Team Trombetta contro Tappa Milamante. Peccato per i Tusina Lota, insomma, quindi poteva essere un punto importante quel terzo round che non sono riusciti a portarsi a casa. Sì. Più per altri che per loro. Sì. Allora, non so se posso invitare altra gente o devo buttare fuori qualcuno. Perché sì, butta fuori Brutal Paolo. Allora, no, perché altro? Perché capisco che magari volessero e Uber un po', ma altrimenti qua non ci siamo più. Allora, attendiamo su Discord se vogliono. Sì, infatti. Allora, vediamo se c'ho qualcuno di questi da invitare.
No, aspetta, ah, ok, c'è il capo 76, ok. Esatto. Sì. No, perché non li trovavo, c'ho 85 menu qua. Io come in servizio ero andato un attimo ad allietare le mie corde vocali con dell'acqua. Ha sentito la classifica, signor Lungo? Sì, sentivo. Vabbè. E adesso chi abbiamo? Adesso Tusina Lota contro Tubo Sound da Capannone. Ah, molto bene. E chiudiamo la stessa giornata. Potrebbe essere un incontro un pochettino più equilibrato per il Tusina Lota contro il Turbo Sound a Capannone, e anche, diciamo, dal punto di vista di noi spettatori magari ci sarà un pochettino più di mordente per il risultato. Vedremo anche se diciamo psicologicamente i Tusina Lota reagiranno a questa sconfitta pesante da parte dei C++. Ma il signor Lugoni dove è andato? Doveva fare cose. No, la persona sbagliata. Allora, signori Roshi, lei ha provato Formula 1 22? Decisamente no. Me ne duole. Tra l'altro, a proposito di F1 22, grande assist domani a Abu Dhabi, se non vado errato, ultimo round. Assolutamente sì. No, penultimo. L'ultimo è poi il 25. 5. Esattamente. Dove? Non si sa ancora dove. Messico no. Perché Messico no? Il motivo, Mirko Zanfi ci chiede, scusate l'ignoranza, cosa stiate facendo? È un campionato di Rocket League. Ah sì, intanto stiamo a giocare a 3-7. Probabile. In questo momento stiamo chiacchierando. Sì, e adesso stiamo aspettando che i due stiamo giocatori... Stiamo nella città che il capo... Ma l'hai detto che gli stai invitando tu di entrare? Ma l'ha invitato anche Giuseppe Federic, da quanto mi ha detto, ma non, se non entrano siamo un po'... Poi con tutti gli inviti che gli ho mandato penso sia chiaro che questo è un po' che... Molto bene, quindi oltre a Formula 1 22, lei, signori Roshi, io chiedo sempre a lei, ha provato FIFA 22? Ha seguito il FIP? Che fatica. Vorrei, cioè io non è, dice, ah vabbè, sta a casa, è stato in piscina, si è divertito, magari, vorrei. Io ancora ho comprato la steelbook di The Last of Us 2 al day one e ancora lì in cellofanata. Che fatica. A me non ha seguito il Real Fit. Sì, qualche test, sono rimasto aggiornato, ma poco, ecco, più sui social, ad esempio tramite la nostra bellissima pagina Instagram sulla quale potete apprezzare tutte le nobili gesta di giocatore di Yule, bravissimo. Altri che non è che il grandissimo Andrea Badolato, regista doc, soprattutto per quanto riguarda i cross dal limite dell'area, spingendo sulla fascia. Sarebbe stato meglio seguirli con degli highlights che sono arrivati solamente alla prima giornata, e qui apro un po' di vena polemica, ecco. Lei si oppone dall'autore di questi highlights. Fit per il sociale, prego. Sì, io mi oppongo. Che mi dice una scritta che non riesce ad entrare, quindi rifaccia il volo. No, aspetta, che rifà. Basta che abbiamo un nuovo ciò. Molto bene, quindi ci sono altri giochi da chiedere al buon Roshi se ha provato in questa. Ma nel frattempo. Nel frattempo, noi possiamo mandare gli highlights di FIFA.
Sì, o andiamo anche in pubblicità se volete. La pubblicità ce l'ho, gli highlights di FIFA non ho benché il minimo idea di trovarli. È YouTube, il canale FIT. Abbiamo degli highlights, ma stiamo parlando del famoso video di YouTube. Intanto dobbiamo mandare la pubblicità. Aiuto! Andiamo pubblicità intanto. FIT Insider è l'appuntamento settimanale alla quale non potrai rinunciare. Interviste, curiosità, approfondimenti su quello che c'è oltre le gare all'interno di Formula Italian Team. E allora, FIT Insider, ogni domenica alle 18 sui canali di Formula Italian Team. Amici di Formula Italian Team, se sono qui è per un annuncio importante. Ebbene sì, vogliamo farvi un regalo. Un regalo? Di che si tratta, dai? Un momento, ci arrivo. Mi dai un secondino, arrivo. Dai Luca, non tenerti sulle spine che stiamo provando. Cosa bolle in pentola? Vogliamo farvi un regalo, anzi due. Ma come fare? Molto semplice. Vi basta seguirci su Twitch, infatti alla fine di maggio, alla fine della nostra stagione agonistica, due regali, entrambi estratti a sorte. Il primo, fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per almeno 3 mesi consecutivi, da 3 a 5 mesi per la precisione, e il secondo, un pochettino più grande, estratto fra gli abbonati che ci avranno sostenuto per 6 mesi o più. Ma non ci credo. Ma Luca, sei serio? Allora corro subito. Ma non scherzare, dei regali, assurdo. Ma chi se ne frega delle Master, io vi saluto. Ciao ragazzi. E quindi non perdete tempo, andate su Twitch, seguiteci e rinnovate il vostro abbonamento. O iniziate a farlo, valgono tutti gli abbonamenti, anche Prime, perché se avete Prime e non lo sapete, su Twitch l'abbonamento è completamente gratuito. Sì, vabbè, Luca, ho capito tutto, va bene tutto, però dici che cos'è sto regalo? Cioè, vogliamo sapere qualcosa, dai. Adesso vuoi sapere un pochettino troppe cose. Rimanete sintonizzati qui, vi faremo sapere anche qual è il vostro regalo. Nel frattempo, ci vediamo su Twitch. Appena provato il simulatore devo dire che le impressioni sono state ottime, diciamo. L'unica cosa che forse sarebbe migliorare un po' il mal di mare che ogni tanto diviene. Per il resto è una tecnologia veramente molto ottima e bisogna provarla. Sì, è sicuramente un attrezzo molto avveniristico, pur mancando le sospensioni che gestiscono il movimento del mezzo, comunque ti dà una sensazione di una percezione della realtà molto efficace. Va benissimo, un ottimo attrezzo, veramente un bel giocattolo. Oggi sono venuto per fare un giro con una macchina di un collega qua, di un amico, e invece mi sono ritrovato a provare questo marchingegno fantastico che dà delle sensazioni meravigliose, non rischiando niente, è molto divertente. Io lo consiglio anche a chi non è esperto, perché devo ripetere che è divertente. Le sensazioni di guida sono veramente molto reali, non mi aspettavo che fosse così divertente, ho trovato la vera sensazione di guidare in pista, soprattutto hai la possibilità di provare diversi modelli di auto e ognuno ha la sua propria caratteristica. Vederlo dall'occhiale col casco ha proprio la vera sensazione di guidare in pista, anche quando ti giri con la testa, vedi all'interno della macchina, così come quando guidi hai la possibilità di muoverti, e non è come quando vedi in un monitor che in realtà sei tu e il monitor, come se giocassi a un videogioco normale.
Allora, dunque, eccoci tornati, pronti per quest'ultimo round. Si vanno a sfidare, già c'è subito l'inizio tra Magico Sonny e Giuseppe Federic, che abbiamo già visto in campo con il team dei Tusi Nanota, che si sfidano, come la grafica di sovrimmissione, contro i Turbo Sound Accapanno di Ego Nero ed il Capo 76. Wallong, sempre presente? La voglia, sì, sono qui. La, con quanto parlo? Ti pare? Dove vado? Dove è andato lì? Non perfetta l'uscita, almeno un attacco da parte di Magico Sonny, che però ricopre bene. Qui Giuseppe Federico magari qui sulla linea poteva gestire in maniera differente. Il tiro a parte con Nero, la traversa, poi viene spintonato via sulla possibilità di contrastare il tiro. Magico Sonny che riparte contro la porna con la porta. Cos'era? La Hille Korn? Sono successo. Ah. Nel dubbio. E niente. Le gaffe continuano. Dove porti la porta? So. Non ne ho più. Sono stato 8 ore. Troppe. Molto bene, quindi face to face tra Magico Sonny e Ego Nero sull'1-0 dei Tusi Nanota, con Magico Sonny che prende il pallone, Ego Nero non riesce ad andare a contrastarlo, il pallone rimane lì, danza sulla linea dell'area avversaria, arriva Giuseppe Federic che fa il 2-0 a 3 minuti e 58 dal termine. I Tusi Nanota che sembrano aver smaltito un po' di incertezze dallo scorso round. Intanto ci chiedono il pin, il capo 76 scrive ping, immagino che sia il problema perché c'è un ping piuttosto elevato, non so a cosa possa essere dovuto, non so se potete confermarmelo anche voi, ma sì, si vedo tutti molto alti di ping. Diciamo di sì. Ecco, no, aspettate, ho capito il problema, qual è? Siamo su un server USA, quindi dobbiamo rifare. Sì, la rifacciamo poi. Sì, no, si rifà, si rifà, quindi... No, rifà da adesso. Rifacciamo subito, allora. Sì. Scrivo in chat. Sì, avvisate che se puoi. Perché effettivamente così è abbastanza consigliato il giocare. Ernesto, abbiamo rivisto il trailer del campionato italiano Gaming Center portato a casa su G7, tra le varie difficoltà, in particolar modo da parte del titolo Polifoni, che magari poi alla volta, forse tra qualche mese, quando eventualmente ci torneremo, potrà essere più stabile e regalare una maggiore facilità a livello organizzativo ed anche ovviamente per i piloti, per i competitors. E stagione che si prospetta di transizione, mentre che siamo per iniziare di nuovo con la partita. Sì, primo campionato Gaming Center, è andato bene. Tanto sto a guardare che server ci ha affidato stavolta. No, non so, cioè, si era buggato quando abbiamo ricreato. Infatti adesso che sono andato a vedere le impostazioni era impostato proprio America West, quindi proprio era proprio impostato male. Molto bene, molto bene. Quindi si riparte con la partita. Tutto azzerato. Vediamo se con
un po' di ping in meno, i Turbo Sound a capannone riusciranno a contrastare i Tussinalota, che erano partiti veramente veramente molto forte con un 3-0. Quindi il pallone arriva a Magico Sonny, la mette in mezzo e Gonero riesce a contrastare bene questo pallone e non farlo arrivare sul tettuccio di Giuseppe Federi, che qui sbaglia il capo che va a vuoto su Magico Sonny, ma riesce poi a metterci una pezza. Magico Sonny non riesce a trovare l'impatto col pallone. Arriva Giuseppe Federi, che il pallone danza continuamente nella tre quarti arancione. Attenzione, perché poteva esserci una grandissima occasione per la squadra arancione in contropiede con il capo che non è riuscito a trovare il tapin vincente. Ancora il capo, pallone che schizza verso la porta dei Turbo Sound a capannone. Arrivano in due, traversa di Magico Sonny a porta completamente sguarnita e con Ego Nero senza boost. Diciamo che è ripartita un po' come prima, ovvero fortissimi i Tussinalota, ma hanno purtroppo sprecato una grandissima opportunità di segnare. Oh, Magico Sonny qui, azione personale, scarta sia il capo sia Ego Nero e va a prendersi il primo gol di questa partita. 3 minuti e 24 dal tempo. Secondo face to face, parte Ego Nero contro Magico Sonny, la palla rimane a centrocampo anche se schizza in area. Vanno in due qua sia Magico Sonny sia Giuseppe Federic, non riesce ad arrivarci qua Ego Nero, non riesce ad arrivarci neanche il capo. Ci arriva Magico Sonny e fa 2-0 a 3-11, una doppietta molto molto veloce per il portacolori dei Tussinalota. Quindi 2-0, partenza di nuovo a razzo per i due giocatori dei Tussinalota. Qua subito il capo riesce a trovare un buon corridoio per far passare il pallone. Si impenna, arriva Giuseppe Federic in copertura. Ego Nero, attenzione a questa palla che era rimasta lì. Poi bravissimo il capo, ancora il pallone verso di lui, non riesce a prenderlo, non lo prende neanche Magico Sonny che se lo ritrova in testa. Attenzione, ancora il capo 76 che riesce a ben contrastare Magico Sonny. Arriva Giuseppe Federic però e fa 3-0 come prima, assolutamente come prima. Qui purtroppo il capo era riuscito a contrastare Magico Sonny sull'out mancino, però la palla è finita tra le grinfie di Giuseppe Federic, che è riuscito poi andare a segnare. Il capo 46 salta Magico Sonny, che arriva sul muro, riesce ad arrivare e a dare un colpetto Ego Nero. Pallone ancora nella metà campo blu, di nuovo in due su questo pallone. Arriva Magico Sonny, un lob per saltare Ego Nero e poi una carambola che aveva favorito la squadra in blu. Non arriva qui sul secondo tocco il capo, la palla, attenzione, sta per arrivare in porta e purtroppo Ego Nero, che aveva parato il tiro di Magico Sonny, l'ha rinviata sul suo compagno e quindi autogol per i Turbo Sound a capannone. Pallone che schizza nella metà campo blu. Vediamo come imposteranno l'azione. Parte Giuseppe Federic sull'out di destra, riesce a saltare sia il capo che Ego Nero. Palo, la palla rimane lì, ma purtroppo Magico Sonny era andato sulla possibile ribattuta all'inizio sul primo tiro. Ancora palla in mezzo, Magico Sonny, 5-0. C'è della confusione. Stanno andando in due su tutti i palloni, purtroppo, i Turbo Sound a capannone. E quindi lasciano la porta soventemente sguarnita.
5-0, 1 minuto e 40 dal termine, parte il capo, la palla schizza di nuovo in area, Magico Sonny la blocca lì, vediamo se ci arriva Ego Nero, c'era arrivato anche Giuseppe Federic, il pallone se fosse stato un pochettino più basso, qua Magico Sonny con un lob, ci ha provato poi il capo a evitare il 6-0, ma purtroppo non è riuscito ad alzare questa traiettoria che è andata in fondo alla rete. Ego Nero contro Magico Sonny, questa volta la vince il giocatore in blu. Ah, il capo sbaglia qui, attenzione. Ha trovato solo il palo in questo tiro Magico Sonny. Arriva Giuseppe Federic prima del capo. In due qua, attenzione a Giuseppe Federic con questa traiettoria. Non riesce ad arrivare il capo e quindi 7-0 con... il gol di Giuseppe Federic. Questo pallone che si è alzato, il capo pensava potesse arrivarci, invece si è staccato leggermente dal muro e quindi non è riuscito a dare un colpetto che avrebbe messo in sicurezza un po' il pallone e il suo compagno. Ego Nero arriva il pallone verso Magico Sonny, il capo qua non riesce a trovare il secondo colpo. Era la finta. Ego Nero, il tiro, attenzione perché questa volta sono andati in due, vola il capo qua, bravissimo Ego Nero a evitare l'8-0. L'ultimo uomo ha fatto un grandissimo intervento, attenzione qui perché ha finito anche il boost, Magico Sonny riesce a fare l'8-0. Qua aveva finito il boost Ego Nero, ha provato a saltare su un eventuale tocco di Magico Sonny e poi qua il capo non riesce a parare il pallone. Quindi 27 secondi dal termine, 8-0, un round che ha preso ormai i binari dei Tussinalota. Pallone che arriva in mezzo, vediamo se riesce ad arrivarci Ego Nero, ci arriva il capo questa volta, non ci arriva Magico Sonny, Giuseppe Federic si stampa contro il palo, attenzione ancora il capo, non c'è Ego Nero perché è arrivato a dare man forte al suo compagno di squadra e quindi finisce qui il valle. È un primo round a senso unico purtroppo con i due dei Turbo Sound da Capannone che non sono riusciti a prendere le misure ai Tussinalota. Vedremo se magari con l'andare dei match riusciranno magari anche a trovare il gol, un gol che aveva sfiorato Ego Nero su quella ripartenza e purtroppo non è riuscito a trovarlo. Si riparte quindi, secondo round. Con Magico Sonny che cambia di nuovo vettura, va di nuovo sulla Ferrari. Parte il face to face di inizio round. Il capo contro Magico Sonny, la palla rimane contesa, Ego Nero non riesce a toccarla. Magico Sonny se la porta al lato, poi prova a mettere questo pallone in mezzo, non c'è nessuno in porta. E allora la ribadisce subito in rete. 1-0 dopo 8 secondi di gioco. E di nuovo double count. Si riparte. Ego Nero contro Magico Sonny. Di nuovo Magico Sonny riesce a prendere il pallone. Il capo lo rispedisce però al mittente. Vediamo se riesce ad arrivare prima di Magico Sonny. Purtroppo non riesce a trovare il contatto col pallone. Bravo qui Ego Nero. Magico Sonny, attenzione perché sono arrivati in due su quel pallone i Tussinalota. Bravissimo qua Ego Nero che salta Giuseppe Federic, arriva però Magico Sonny. Giuseppe Federic alza questo pallone, arriva Magico Sonny e la mette all'incrocio.
2-0. Parte il terzo face to face qua, attenzione perché vanno in due, i Turbo Sound a capannone provano a cercare il gol magari con qualche ribattuta, qualche rimpallo. Di nuovo in due qui. Oh, non ci arriva Magico Sonny, attenzione perché c'è il capo che prova a tentare un tiro, purtroppo un pochettino troppo debole per un buon... attenzione qua perché... Giuseppe Federic non ci credo, Magico Sonny. Non ci posso credere. Parata di Magico Sonny che impedisce di far gol al suo compagno di squadra. Ancora in due. Giuseppe Federic forse un po' preso controtempo dalla doppia lisciata dei Turbo Sound a capannone. Arriva Magico Sonny e fa tripletta. 3-0. Quando siamo a poco più di un minuto di gioco. Si riparte, vediamo chi saranno i due contendenti. Giuseppe Federic contro il capo. La palla finisce sempre a metà campo, ma sul lato. Egonero la prende. Attenzione, vediamo se Giuseppe Federic riesce ad arrivare. Ce la fa, ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Prova con questo tiro, Magico Sonny arriva sprombattuto da dietro e non si fa pregare due volte su questo assist di Giuseppe Federic. Anticipa Egonero e fa il 4-0. Vanno Egonero e Magico Sonny. Magico Sonny riesce a prendere il pallone, va il capo, attenzione, pallone che poteva rivelarsi pericolosissimo per i Turbo Sound a capannone. Qua non ha preso la palla purtroppo Egonero, ma ha preso l'avversario e quindi non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Poteva essere il gol della bandiera per i Turbo Sound a capannone, anche magari per riprendere un po' di consapevolezza nei propri mezzi. Magico Sonny ancora. E qui viene anticipato sia Egonero che il capo. Magico Sonny va in solitaria e fa il 5-0 a 2 minuti e mezzo. Purtroppo allo sbando completamente i Turbo Sound a capannone. Devono tentare un qualcosa di diverso e di chiamarsela soprattutto sui palloni alti, perché vanno spesso in due e così lasciano, porgono l'altra guancia ai Tusinalot. Ancora Magico Sonny fa rimpallare il pallone, se ne va di nuovo, palleggia, mette questo pallone in porta, non ci arriva Giuseppe Federic con Magico Sonny che era andato anche a ripulire la difesa avversaria. Buono questo passaggio di il capo 76 per Egonero che arriva sulla ribattuta di Magico Sonny. Magico Sonny qui era andato sull'uomo, ma bravissimo Egonero a evitarlo. Attenzione, 6-0 per i Tusinalota. E qua Magico Sonny è riuscito ad andare con questo pallone lungo a sorpassare anche Egonero e poi si è trovato la porta completamente sguardita. Vola il capo su questo pallone, fa molto bene Giuseppe Federic, va con un pinch, la palla arriva in alto, ma ancora il capo riesce a contrastare Giuseppe Federic, non arriva però qui Egonero. Oh, il capo va diretto su Magico Sonny, attenzione perché potrebbe essere il gol della bandiera. Ci arriva Magico Sonny che era appena respawnato in quella zona del campo e quindi è riuscito a contrastare, a parare il tiro e 7-0. Sono 7 i gol di Magico Sonny. Fa uno scavetto ad anticipare Egonero. Un minuto e 20 al termine. Non arriva Giuseppe Federic qui.
Arriva però Magico Sonny, che questa volta si porta il pallone un po' troppo largo. Prova a contrastare, arriva il capo, poi anche Gonero spinge Magico Sonny. Arriva una ribattuta, poi il capo. Il pallone che va completamente a impennarsi. Buona la guardia di Giuseppe Federic. Ciao Giuseppe. Aia. Attenzione, il pallone va sull'incrocio dei pali. Non vuole entrare questa palla per il Turbo Sanda Capannone. Ancora il capo, prova ad alimentare l'azione offensiva. Magico Sonny esce dalla porta, si porta verso il centrocampo, ma bravo il capo. Ah, qua purtroppo è stato toccato da Egonero, quindi non è riuscito ad andare su questo pallone. Pallone che spiove verso l'out mancino, dove c'è Magico Sonny che la controlla. Continua a controllare il pallone, qua bravo il capo ad anticiparlo. Ma ancora Magico Sonny che tenta in tutti i modi di mettere questo pallone in mezzo. Attenzione perché danza il pallone lì. Finisce il secondo round 2-0. Un'altra vittoria netta dei Tussina Lota. Vedremo se... Mi sono sembrati negli ultimi minuti un pochettino più incisivi i due dei Turbo Sanda Capannone. C'è da dire che ha segnato solo Magico Sonny e ha impedito pure di segnare Giuseppe Federic facendo quella parata prima. È stato... si vede che... egoista. Sì. Si riparte, quindi terzo round dei 5 previsti. Vediamo chi andrà al face to face di inizio round. Sicuramente Magico Sonny da una parte, che rimane con la Ferrari. E parte il capo, la palla rimane lì contesa. Giuseppe Federic arriva subito sul rimbalzo, prega la palla al capo, poi Egonero. Prova una finta nei confronti di Magico Sonny. La palla rimane in mezzo. Attenzione, vediamo se ci arriva il giocatore dei Tussina Lota. Mette questo pallone in mezzo, Giuseppe Federic. 1-0 a 4:39 dal termine, con Magico Sonny che ha messo veramente una bella palla per Giuseppe Federic, che di lato va a mettere questo pallone in porta. Quindi 1-0 per i Tussina Lota. Parte il face to face, Magico Sonny questa volta riesce a ottenere un buon tocco. Attenzione qui Giuseppe Federic, palo per su una svista da parte della difesa dei Turbo Sound. Qua bravo il capo, si porta il pallone avanti, riesce a saltare Giuseppe Federic, però un'esplosione non gli permette di concludere l'azione che aveva. E qua un gran gol di Magico Sonny, che si è portato il pallone fino all'area avversaria e poi con uno scavetto, con il capo che purtroppo aveva preso il cordolo del palo, quindi ha ritrovato stabilità verso la fine. Ha perso trazione. Parte il capo, Magico Sonny scavalca Egonero. Giuseppe Federic che lancia questo pallone, vediamo se arriva Magico Sonny. Ci arriva Magico Sonny, ci arriva anche Giuseppe Federic. 3-0 a un minuto dall'inizio del round, con Giuseppe Federic che fa un altro gol, diciamo di lato, abbastanza difficile. Buono il tocco per lui e quindi doppietta per Giuseppe Federic. Arriva il capo qui, c'è stata una doppia esplosione. La palla rimbalza sulla traversa. Prova a darci il capo, parata di Magico Sonny purtroppo. Parata di Magico Sonny che nega la gioia del gol della bandiera. Del primo gol anche nel computo parziale dei round per i Turbo Sound. Se prende soffitta, no. Vai Gonero. Parte il tiro, questo è bello, attenzione, parata di Magico Sonny, vediamo se arriva qualcuno. Fa buona guardia Giuseppe Federic, attenzione al contropiede, Magico Sonny salta,
il capo, salta Ego Nero, il capo poi fa buona guardia. Attenzione perché la porta è vuota, Magico Sonny fa 4-0. Si continua, 3 minuti 10 dal termine. Va Giuseppe Federic stavolta con la palla che schizza di nuovo verso la porta avversaria. Arriva Giuseppe Federic, non riesce a trovare la porta, neanche Magico Sonny sulla ribattuta, sul rimpallo contro il muro. Magico Sonny va vuoto il capo, riesce però a metterci una pezza. Poi Giuseppe Federic è troppo alto questo tentativo verso la porta avversaria. Magico Sonny con un rimpallo. Oddio, un retropassaggio, non c'era Ego Nero in porta. Qua alza il pallone il capo. Magico Sonny continua a portare il pallone, alza per riuscire a passare il capo, ma arriva Ego Nero. Attenzione a Giuseppe Federic che fa quasi un autogol. Poi Magico Sonny è bravo a farla rimbalzare sopra la traversa. Viene colpito Giuseppe Federic che dà il capo, poi Ego Nero non riesce ad arrivare sul pallone. Ci arriva il capo che mette questo pallone in mezzo, molto pericoloso, forse toccato anche da Magico Sonny. Il capo ancora non riesce a impattare bene il pallone per tentare un tiro verso la porta avversaria. Ci arriva Ego Nero, ci arriva anche Giuseppe Ferri che va vuoto Magico Sonny, pallone alto, termina alto il tiro del capo. Attenzione a Magico Sonny, anche questa volta riesce ad anticipare il capo che era tornato indietro. E quindi 5-0, un minuto e mezzo dal termine. Sembra aver preso la strada del 3-0 questo match. Parapiglia dopo il face to face, il capo arriva e riesce a sbrogliarla, ma Magico Sonny tenta il tiro, non c'è nessuno in porta, palo, arriva ancora Magico Sonny, non riesce a colpire Giuseppe Federic, parata di Ego Nero, parata di Ego Nero che toglie la gioia del sesto gol. E tu si nalota, occhio perché il pallone è rimasto lì e il capo ha tentato di toglierla da centro aria. Purtroppo è arrivato Magico Sonny sulla ribattuta. Digressione semantica intanto da parte del capo in chat. No, Ego Nero, ha sbagliato porta. Autogol purtroppo di Ego Nero, se non mi sbaglio. Sì. Quindi 7-0 a 58 secondi dal termine. Va il capo, riesce a portare il pallone verso l'area avversaria, ma Magico Sonny fa buona guardia, mette questo pallone in mezzo, non ci arriva Ego Nero, viene anticipato da Sonny. C'è il capo senza boost, con Sonny completamente in retromarcia, non va a prendere il boost il capo, può far ben poco così. E invece no, perché stoppa Magico Sonny due volte. Pallone in mezzo, non va neanche sul palo, ancora e Magico Sonny la para di nuovo. No, Giuseppe Federic va a non tiro, ma Magico Sonny ha parato di rovesciata. Oh, Ego Nero. Ego Nero fa il secondo autogol purtroppo della partita, 8-0, risultato identico al round di prima. Secondi al tempo del terzo round, ne seguiranno altri due. Magico Sonny va al contrasto, il pallone va verso il capo che sbaglia, poi ancora Magico Sonny, si alza il pallone, 9-0.
9-0 con il capo che aveva tentato, forse l'ha tolta Ego Nero, perché Ego Nero era arrivato sul pallone, ma poi c'è stata la deviazione del capo. Un secondo al termine, il pallone viene amministrato da Magico Sonny, cade e fa finire la partita sul 3-0. Tutto pronto quindi per il quarto e penultimo round. Vediamo se arriverà un moto d'orgoglio da parte di Turbo Sound a Capannone, almeno per tentare di impensierire una squadra blu, se devono iniziare un pochettino a chiamarsela di più per cercare almeno di non lasciare così tanto spazio da soli alla davanti alla porta i Tusina Lota. Sì, avrebbero bisogno di un po' più di comunicazione. Assolutamente. Si parte quindi. Quarto round con Magico Sonny che aveva sbagliato squadra e ha subito prontamente cambiato fazione. Manca solo, eccoci qua. Si parte quindi, primo face to face del quarto round. Il capo contro Magico Sonny, lo vince di nuovo con il capo che ha cambiato macchinina e purtroppo è andato a effettuare un passaggio. Vediamo se sì, effettuare un passaggio verso Magico Sonny che era da solo davanti alla porta. Si riparte quindi. Vai il capo. Adesso facciamo una domanda a Lorenzo. Che macchina è quella del capo? Aspetta che la guardi. Ah, vabbè, ma questa è quella che... No, segnate con nero. Attenzione, arriva il primo gol. Il primo autogol da parte dei Tusina Lota. Giuseppe Federic qui ha provato a togliere intanto altra digressione semantica da parte del capo. Comunque non senti. Giuseppe Federic sbaglia, poi arriva Magico Sonny, ha sprombattuto da dietro, pallone verso l'angolo. Ancora Giuseppe Federic che fa questo pallonetto, ci arriva Magico Sonny, palo e traversa. Ancora Magico Sonny, non ci arriva Ego Nero e quindi 2-1 per i Tusina Lota. E qua è arrivato in ritardo purtroppo Ego Nero su questo bel tiro comunque. Bella preparazione al tiro di Magico Sonny che in retromarcia. Oh, attenzione, pallonetto troppo largo per andare verso lo specchio della porta. Attenzione all'errore del capo. Oh mamma, stava per favorire un rimpallo Giuseppe Federic. Ego Nero la stoppa lì. Arriva il capo. Attenzione, si incespica un po' sul pallone. Ego Nero prova a fregargliela per tentare di prendere di sorpresa la difesa. Attenzione, Magico Sonny non ci arriva ancora. Porta completamente sguarnita, ma non ha boost. Non ha boost il capo. Prova a metterla in mezzo. Arriva il pallone in mezzo, non riesce a darci il colpo finale il capo. E quindi contropiede per Magico Sonny che va a siglare il 3-1. E due ghiotte opportunità per il capo in contropiede, purtroppo non le ha sfruttate. È arrivato Magico Sonny che fa 3-1.
Magico Sonny contro il capo, ancora si vanno a affrontare al face to face. Ego Nero non ci arriva, qua prova Giuseppe Federica a metterla in porta, poi troppo alta, arriva il capo. Magico Sonny qui riesce a saltare il giocatore arancione. Palla ancora sul cordolo di sinistra, viene saltato Ego Nero, sbaglia il capo su questa battuta, ancora palla lì in mezzo, palo incredibile colpito da Magico Sonny, arriva Giuseppe Federica, altro palo e parata poi di Ego Nero, che spazza in qualche modo, riesce a buttare il pallone verso la porta avversaria, vediamo se ci arriva il capo per ribattere la rete, palla che rimane sul palo, ancora Giuseppe Federic che dà a Bottarella il capo colpendolo, è stato bellissimo, è dato una spinta verso il pallone, quindi 3-2. Arriva Magico Sonny, il capo riesce a prendere il pallone, Magico Sonny è un tocco all'indietro a scavalcare Ego Nero, ancora una volta in due su questo pallone Magico Sonny, gol 4-2, di nuovo a porta completamente sguarnita, anche un po' sfortunato qua Ego Nero che ha visto rimbalzare il pallone sul suo alettone posteriore. Quindi 4-2 a 2 minuti e 16 dal termine. Giuseppe Federic va molto bene su questo face to face. Ego Nero riesce a non far arrivare il pallone dalle parti di Magico Sonny. Ci arriva adesso. Ancora in due con il capo che riesce a mandarla in avanti. Attenzione ancora il capo che continua ad andare in avanti. Giuseppe Federic la toglie a Magico Sonny. Attenzione. In retromarcia poi riesce in qualche modo... Oh, e purtroppo Ego Nero qua è andato a vuoto, quindi Giuseppe Federic se la porta verso l'area avversaria, non dà il colpetto, parata di Ego Nero. Magico Sonny porta il pallone verso Giuseppe Federic, ma il capo glielo ruba, attenzione perché si di nuovo porta vuota, prova un tiro, ci arriva Giuseppe Federic. Magico Sonny, oh il tiro del capo, attenzione, fuori purtroppo, ci prova di nuovo con un lob, niente da fare, arriva Ego Nero, prende il pallone, lo porta in avanti, Magico Sonny sbaglia, attenzione Ego Nero, e c'è il 4-3, il 4-3 su un errore del Magico Sonny, Ego Nero non se l'è fatto ripetere due volte, 4-3, e queste sono un po' le occasioni che hanno avuto anche in passato, questa volta sono riusciti a concretizzarle. Ah, attenzione perché potrebbe essere un passaggio in mezzo, meno male che c'era Ego Nero. Arriva Giuseppe Federi che la butta sul muro, tenta poi un colpo, non ci arriva neanche Magico Sonny. Pallone nell'angolo di sinistra, arriva Ego Nero, pallone in mezzo, Giuseppe Federic la spazza, era saltato il capo su un eventuale tocco un pochettino più alto da parte di Giuseppe Federic. Oh no, qua se non si sono capiti i due, arriva il pallone, bravissimo Ego Nero, attenzione potrebbe anche essere il primo round se riusciranno a pareggiare almeno il 4-4 e portarlo all'extra time, il primo round vinto dai Tusi da Turbo Sound a Capannone. 5 secondi, arriva il capo che tenta di ostacolare Magico Sonny che si porta la palla verso l'area avversaria, cade e quindi finisce 4-3 e 4-0 nel parziale dei round.
diciamo, a livello prestazionale stanno avendo un po' una crescita durante questi round i Turbo Sound, quindi magari potremmo vedere un ultimo match un po' più combattuto rispetto a prima se manterranno questo trend. Vedremo. Sicuramente hanno sfruttato un pochettino di più anche gli errori degli avversari, perché Giuseppe Ferri, che diciamo che ha dato due gol ai Turbo Sound a capannone, però vediamo se magari questi tre gol fatti gli daranno un pochettino più di... E invece no, 1-0 a 6 secondi dall'inizio del quinto round di Giuseppe Federic, l'azione personale che riesce a concludere con il capo che ha provato ad anticiparlo, ma non è riuscito ad arrivarci. Il capo contro Giuseppe Federic vince un ennesimo duello. Poi Egonero la butta alta, ci arriva Giuseppe Federic, ci arriva Egonero, ma anche Magico Sonny che fa rimbalzare il pallone sulla traversa. Prova in volo il capo a togliere questo pallone molto molto insidioso. Magico Sonny ancora. Attenzione, non c'è nessuno, Giuseppe Federic fa il 2-0. Un'altra volta sono andati in due su questo, su un avversario, lasciando completamente la porta sguarnita. Egonero vince il contrasto con Sonny. No, si toccano Egonero e il capo, che stava arrivando a tutta birra, che ha ricambiato tra l'altro la macchinina perché ha di nuovo l'octane. Beh, l'altro aveva portato più fortuna. Eh sì. Attenzione, il capo di alettone posteriore non riesce a colpire bene il pallone per mandarlo verso l'area avversaria, ancora con Magico Sonny che tenta in tutti i modi, e qua un'indecisione da parte di Egonero e la tripletta di Giuseppe Federic su un passaggio di Sonny. Comunque siamo in radio cronaca. Pardon. Come mai? Non... Cioè, se guardi la live c'è... Scusa, signori che... Rossi! Non ho messo spettatori. Si è addormentato Rossi. I Rossi? Raffa? Va, vai, continuiamo in Radio Cronaca. Vabbè, continuiamo in Radio Cronaca. Sì, tanto che svegliamo il buon Raffaele. Che... Vabbè. Magico Sonny, arriva il pallone, Egonero va a parare il tiro di Magico Sonny. Attenzione, palo da parte di Magico Sonny. Giuseppe Federic continua ad alimentare l'azione, niente da fare, arriva il capo che sbroglia la matassa, riesce a passare anche Magico Sonny. Ah, non ha preso i boost. Un po' di indecisione. Attenzione, passa in mezzo. 4-0. Purtroppo 4-0. Tanto Rafa, svegliatelo. Un disastro. Si continua. Vabbè. Intanto non potete vedere, ma un'altra digressione semantica sul 5-0. Diego del capo che continua a, diciamo, dire che voi vedete problemi di lag. Sì, c'è un problema di perdita di dati sul team Turbo Sound. Ah, mannaggia. E lo sta dando anche a me il problema. Quindi è un problema di server. Più che di server credo sia un problema loro, perché gli altri li vedo bene. Ok, si è rientrato Magico Sonny, riesce a buttare la palla verso l'area arancione.
Ego Nero riesce a saltare Giuseppe Federic, ma non Magico Sonny. Di nuovo. Aia. La partita sta diventando molto maschia. Il capo contrasta Magico Sonny, il pallone va verso la porta. Attenzione, vediamo se ci arriva. No, è il Nero. Colpo da biliardo del capo. Diego Nero. Magico Sonny nel tentare di toglierla, impennata lì e poi. Ah, è il capo. Colpisce Magico Sonny e lo spara sulla palla praticamente. Face to face. Pallone per Giuseppe Federic, poi Magico Sonny in qualche modo. Oh, ancora retromarcia Magico Sonny, prova a far tutto da solo, toglie il pallone anche Giuseppe Federic. Riesce a saltare Gonero, vediamo la porta completamente sguarnita, palo! E poi purtroppo arriva un tocco da parte di un giocatore arancione. Diego Nero che manda il pallone in porta, quindi 6-1 a 1 minuto e 13 dal termine. Il capo qua anticipa Magico Sonny, non ha più boost, però prova a metterla in mezzo, arriva Giuseppe Federic che poi contrastato da Magico Sonny. Prova il capo, viene saltato da Magico Sonny, bravo qui Ego Nero a salvare la situazione. Pallone in mezzo di Giuseppe Federic, alimentato purtroppo dal capo, meno male che non è riuscito ad arrivare. Giuseppe Federic appostato sul secondo palo. Oh, bella questa azione da parte del capo, ma purtroppo Magico Sonny gli frega il pallone ancora il capo. Arriva Giuseppe Federic, ultimi 15 secondi di partita. Esplosione del capo su Giuseppe Federic, poi pinch per mandare la palla al di là dello specchio della porta. 3 secondi, 2-1 e finisce in questo momento, quindi 5-0 per i Tusina Lota. E quindi finisce anche questa sera abbiamo recuperato anche Hiroshi, sì. Rimaniamo qua fino alle 5. No, l'abbiamo recuperato. Tranquillo. Ah. Pronto? Sì, abbiamo recuperato, tranquillo. Abbiamo recuperato alla fine in extremis. E quindi abbiamo la classifica finale dopo la sesta giornata. Molto bene, se vuoi dirla così intanto. Un attimo questo aggiornamento, ecco qua. Allora ci sono Napoleoni, C++, Team Trombetta 23 punti, Tappano di Levante 22, Birra Real 14, Turbo Sound da Garage 9, Tusina Lota 6, Turbo Sound da Capannone 0. Molto bene, allora siamo in conclusione per questa serata. Io ringrazio tutti quanti, il buon Ernesto, il buon Lore per l'aiuto al commento. Grazie ragazzi. Grazie a te. Abbiamo perso anche Lorenzo intanto nel mezzo. Sentite? Ora sì. Ora sì. No, niente, vai tranquillo. Grazie a te e grazie a chi ci ha seguito. E grazie anche al buon Raffaele Lelli per i più Hiroshi, lo possiamo svincolare, ecco, quindi. Una certa. Grazie Raffa per la live. Buonanotte ragazzi. Notte.